Flip-flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bando! Ciao, Bing! Oh, ciao, Sula! Qualcuno va di fretta! Stai bene, Bing? Sì! Sta bene! Lo spettacolo. Proprio dietro l'angolo, nella nostra città, con i suoi amici oggi Bing canterà. Guardami, Flop! Sì! Oh, è un palcoscenico! Sì! Possiamo fare uno spettacolo! Sì! Oh. Potremmo cantare, potremmo ballare, fare le acrobazie e... Cosa sono le acrobazie? Sono capriole e cose simili. Oh. Quelle posso farle io! E io posso fare questo! No, Panda, meglio se canti una canzone. Sì! Ok, sì, tu canti molto bene, Panda. Io posso cantare scivolando giù per l'arcobaleno. Sì, e io potrei fare un balletto. Sì! Ma ci servirà il pubblico. Beh, saremo noi il pubblico, Coco. Sì! Ma siete soltanto in quattro. Non è abbastanza. Oh, ho un'idea. Restate qui sedute a guardare, topolini arcobaleno. Voi state qui e voi state lì. Siete il nostro pubblico. Siederò vicino a te, Flop. Io sono la più grande, quindi comincerò per prima. Poi tocca a me. Poi a me, che sono la seconda più grande. Non voglio esibirmi per ultimo. Sai, Bing, l'ultimo atto di uno spettacolo si chiama il gran finale. È vero. E il gran finale è molto importante. Oh, che emozione! Tu farai il gran finale! Io farò il gran finale! Sì. Andiamo dietro! Coraggio! Ok, arrivo! Questo si chiama il backstage e quello è il pubblico. Backstage! Svelto, Bing! Sta per cominciare! Signore e signori, benvenuti al nostro spettacolo! Sì! La prima sono io, Coco! Sì! Però mi serve la musica. Oh, io ho della musica sul telefono. Balla benissimo. C'è Gilly, Bing e Popsy. Ciao, Bing. Ciao. Ciao, Gilly. Bing, sono qui. Coco sta ballando. Ok, va bene così. Grazie. Molto brava, non è vero? E ora a voi, Panda! Sì! Brilla, brilla una stellina su nel cielo piccolina. Brilla, brilla sopra noi! Mi domando di chi sei! Brilla, brilla la stellina! Ora tu sei più vicina! Poi toccherà a me! Bravo! Davvero bravo, Panda! Bravissimo. E ora ecco Sula che farà per voi. Farò le acro. Oh, come si chiamano? Acrobazie. Ma certo, acrobazie. Oh. Che meraviglia! Oh, Sula. Ta-da! Molto bene. Sì, molto bene. Sei stata bravissima. Sì. E ora, per il gran finale, Bing canterà scivolando giù per l'arcobaleno. Okay. Coraggio, Bing! Non vedo coraggio, nulla. Bing! Avanti, Bing! Andiamo, Bing! Bing! Che gli succede, Amma? Credo... che lui sia solo un po' timido, Sula. Solo un po'. Spero che torni sul palco. Stai bene, Bing? No! Hanno tutti gli occhi puntati su di me, Flop. Beh, sì, noi non vediamo l'ora di sentirti cantare. Bing, stiamo aspettando. Devi fare il gran finale. Senti, non sei costretto a cantare. Io voglio cantare, Flop, ma...
da solo sul palco. Ti va se salgo su con te, Bing? Ok. Sì. Su, andiamo. Oh, sì, eccolo che arriva. Coraggio, Bing. Sei pronto? Vieni, Bing. Violet è una brava cantante. Lei può aiutarti. Oh. Grazie, Coco. Ok. Prendi un viola e poi un blu. Oh, sto arrivando, Bing! Anch'io! Ah, grazie. Prendi un viola e poi un blu, verde, azzurro e un giallo su. Costruiremo, se vuoi tu, un arcobaleno fin lassù. Giallo, arancio e rosso fuoco, per colorare ci vuol poco. Se li unisci in un baleno, avrai un bell'arcobaleno. Sì! Bene! Bene! A tutti è piaciuta la mia canzone, Flop! È vero, molto bene, piccolo. Bravo, bravo! Siete fantastici! Un applauso a tutti! Molto bene, Bing! Abbiamo fatto uno spettacolo su un palcoscenico. Tutti nel pubblico urlavano e applaudivano. E la mia esibizione era il gran finale. In pratica è la parte che chiude lo spettacolo e io ero molto emozionato. Ma hanno cominciato tutti a fissarmi e io mi vergognavo a salire sul palco. Ma poi non mi sono più vergognato perché i miei amici sono venuti ad aiutarmi e abbiamo cantato la canzone dell'arcobaleno ed è piaciuta un sacco a tutti quanti! Fare spettacolo è una cosa da Bing! Sì! Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bando! Ciao, Bing! Ciao, Sura! Qualcuno ha di fretta! Stai bene, Bing? Sì, sta bene! Il cellulare. Proprio dietro l'angolo, nella nostra città, oggi Bing con il telefono giocherà. Oh, arriva domani, in mattinata. Ok. Arrivederci. Arrivederci. Woosh! Posso giocare col tuo telefono, Flo? Ah, certo. Grazie. A che cosa vuoi giocare? Alla lattuga parlante. È il mio gioco preferito. Oh, sì. È molto divertente. Ciao! 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 Di qualcosa alla lattuga, Flop. Ciao, lattuga. Devi avvicinarti, Flop. E parlare. Ora è vicino. Ora è vicino. Devi stare attento con il telefono, Bing. Ok. Scusa. Di qualcosa alla lattuga ora. Ciao, lattuga. Ciao, lattuga. Ok, ecco qua. Oh, andiamo a salutare il pulcino. Oh. Andiamo a salutare il secchio verde. Va bene, Bing. Portiamo il bucato al piano di sopra. Io e Lattuga vogliamo giocare con Oppity. Ok, ma ricorda, non fare whoosh con il telefono. Ma certo, Flop. Solo io e Oppity facciamo whoosh. Ok. Saluta Lattuga, Oppity. Saluta Lattuga, ciao, Lattuga. Oppity. Ciao, lattuga! Andiamo, Oppity! Andiamo, lattuga! Andiamo, Oppity! Andiamo, lattuga! Woosh! Woosh! Niente woosh con il telefono! Tu stai qui, lattuga! Tu stai qui, lattuga! Oppity, woosh! Hop, hop! Oh!
Bing, vieni, è ora di pranzo. Andiamo, Hoppity. Bing? Ti senti bene, Bing? Dov'è il telefono? Non lo so, l'ho perso. L'hai perso? Oh, ok. Ma dove potrebbe essere? Non preoccuparti, Bing. Non è una cosa grave. Provo a chiamarmi, così lo sentiamo. Oh, sembra provenga dalla cucina. Ah, oh, ma che strano. Ah. Cosa ci fa qua dentro, Bing? Ah, oh, oh, Bing. 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 Non sono qui. Beh, questo è decisamente un asciugamano a forma di Bing. Sei sicuro di non essere tu? No. No? Ah, ok. Oh, bene, funziona ancora, Bing. Oh, bene, funziona ancora, Bing. Sei là sotto? Sei là sotto? Sì. Avrei una domanda. Lattuga, chi ha messo il telefono nel secchio? Lattuga, chi ha messo il telefono nel secchio? Sono stato io. Oh, ho capito. Che è successo, Bing? Ti sentirai meglio se mi dici cosa è successo. Io e Hoppity abbiamo portato Lattuga in giardino. Ah. Abbiamo fatto voce troppo vicini. E il telefono è caduto e si è rotto. Oh, ho capito. Telefoni e Woosh non vanno bene insieme, vero? No. E quando si è rotto, lo abbiamo messo nel secchio. Ah. Ma io non sapevo come dirtelo. Ah. Scusa, Flop. Beh, sono felice che tu me l'abbia detto, Bing. È davvero una brutta sensazione, quella di sentirsi in colpa, non è vero? Sì. Puoi aggiustarlo, Flop? Non posso, Bing. Dobbiamo portarlo al negozio. Loro lo sistemeranno. Ti aggiusteremo domani, telefono. Ti aggiusteremo domani, telefono. E non farò più Woosh vicino a te. E non farò più Woosh vicino a te. Molto bene, piccolo Bing. Molto bene, piccolo Bing. Giocavo alla tuga parlante sul telefono di Flop, in questo modo. In questo modo. Ma non si può fare Woosh con il telefono, quindi lo abbiamo messo sul tavolo. Poi, crash! Crash! Il telefono è caduto e si è rotto. Allora, Hoppity ed io lo abbiamo messo nel secchio. Ma era molto difficile dirlo a Flop. E mi ha fatto stare tanto male. Anche quando rompi qualcosa, devi dire tutta la verità. Così Flop sa cosa è successo. Dire la verità è una cosa da Bing. E così non ti sentirai più in colpa. Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bando! Stai bene, Bing? Sì, va bene. Festa per pupazzi. Proprio dietro l'angolo, nella nostra città, Bing con Bando da sola giocherà. Niu! Sola, sono io! E anch'io! Bing! E Hoppity! Anch'io! Oh, ciao! Ciao! Ciao, Amma! Ciao, Sula! Oh. Oh. Allora, chi abbiamo qui, Pando? È Bella Baloo! Oh. Oh. È così tenero! Sa parlare? Oh, sì! Ha appena detto che gli piace! Oh. Vieni, Pando! Entrate!
E Hoppy TV! Ush! Bing! Non spaventare Ballabalù! Lui è piccolino! Ok! Oh, andiamo di sopra! Permesso! Vieni, Hoppy TV! Vieni, Ballabalù! Ippity! Qualcuno vuole conoscerti! Hoppy TV dice, è un vero piacere, Ippity! Piacere mio, Hoppy TV! Ballabalù sta dicendo che gli piacciono molto le tue ali, Ippity! Oh. Oh, Bing! Oh. Scusa! Possiamo dare una festa! Oh. E tu sei invitato! E anche tu sei invitato! Oh. Oh. Sta dicendo di sì! Torta! Oh. Buona! Yum, yum. Prima si deve preparare il tavolo per la merenda! Oh. Siediti qui, Hoppity. Oh, prendi questi. Grazie, Sola. Posso avere quel piatto? Tieni, Pando. Bing, non puoi metterti lì. Ci devo stare io. Perché Hoppity deve badare a Ballabalù. Lui è piccolino. La torta. Aspettate un momento. Prima dovete bere una tazza di tè. Oh, tieni, Hoppity. Davvero delizioso! Ma se ancora non l'ha versato! Oh. Ecco, per te e anche per te e un po' per me! È squisilizioso! Squisilizioso! Oh, una fetta di torta per Ballabalù! Oh, dice ti ringrazio! Hoppity vuole un po' di torta! Beh... deve sedersi composto, Bing. Ok. Questa è per te, Hoppity. Ti ringrazio. Gnom, 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 gnom. E una fetta per me. Gnom. Gnom, gnom. È una torta molto buona. Vush! Ti è piaciuta la torta, Ballabalù? Sta dicendo di sì. Oh, ne vorrebbe un altro po'? Sì. Ecco a te, Ballabalù. Ehi, perché Ballabalù deve avere due fette di torta? È molto affamato, Bing, vedi? Ma questo non è giusto! Hoppity ne ha avuta una sola! Ehi, quella è di Ballabalù! Bing, smettila! Non è la tua torta! Bush! Hoppity non è più invitato alla festa! Hai capito? Ehi, ridammi Hoppity! Lui non è tuo! No, Hoppity è troppo cattivo! Oh. Amma! Flop! Amma! Bing mi ha spinta! Sola ha preso Hoppity e l'ha messo in una scatola! Hoppity è stato cattivo! Ma tu hai dato tutta la torta a Ballabalù! Aspettate un momento! Cos'è successo, Pando? Bing ha preso più torta per Hoppity. Ok. E Sola ha detto che Hoppity era cattivo. Oh. Così l'ha messo in una scatola. Uh-huh. Poi Bing l'ha spinta. A tutti capita di arrabbiarsi. Ma spingere non è una soluzione. E neanche prendere il pupazzo di qualcun altro. Dunque, che ne pensate di dirvi a vicenda che vi dispiace? A me non dispiace. E neanche a me. Oh. Allora, dove possiamo mettere tutta questa rabbia? Venite! Vedete quelle nuvole? Scegline una, Sula. Quella. Anche tu, Bing. Ok. Quella. Bene. Soffiate tutta la vostra rabbia verso quelle nuvole. Forza! Ora soffiate. Già meglio. Coraggio, continuate. Voglio soffiare su quella piccola lì. Ottima idea, Pando. Perfetto, sì. Bene, la rabbia se n'è volata tutta via. Ciao, ciao, rabbia. Mi dispiace di averti spinta sola. E dispiace anche a Hoppity. Mi dispiace, Bing. Mi dispiace, Hoppity. Molto bene. Ballabalù dice
di tornare alla nostra festa! Sì! Andiamo! Sì. Io, Pando e Sula abbiamo dato una festa, ma Ballabalù ha avuto molta più torta di Hoppity e questo non è giusto! Così Hoppity ha preso la fetta di torta e Sula ha detto che era troppo cattivo. Così ha preso Hoppity e io mi sono arrabbiato molto. Allora ho spinto Sula e anche lei si è arrabbiata con me. Mamma ci ha spiegato come mettere tutta la nostra rabbia dentro una nuvola e all'improvviso non eravamo più arrabbiati. Soffiare via la rabbia è una cosa da Bing. Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bando! Ciao, Bing! Oh, ciao, Sula! Qualcuno ha di fretta! Stai bene, Bing? Sì, sta bene! Facce d'uovo. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, oggi Bing una faccia d'uovo farà. Oh, eccomi piccoli! Chi è pronto per fare qualcosa di davvero speciale oggi? Io voglio farlo! Cos'è questo, Amma? Oh, è una faccia d'uovo! Ne voglio una! Anch'io! Anch'io! Tutti ne avrete una! Oh, questa è erba? No, Pando, si chiama crescione. Oh. Si può mangiare. Oh, sì, voglio assaggiarlo! Troppo, gli ha tagliato tutti i capelli! È gustoso! Assaggiate! Buono! Mi piace! Piace anche a me! Buono! Che schifo! Pando! Bene, adesso, per farne ancora, prima dovete fare all'uovo una faccia. Ok! Io ne sto facendo uno felice. Lo chiamerò Eggy. Io invece ti chiamerò Shelly. Il mio è un mostro, si chiama... La mia si chiama Sula perché sembra proprio come me. Perché Eggy non ha i capelli, Flop? Non cresceranno se prima non pianterai i semi, Bing. Oh. Ecco! Palline di ovatta bagnata da mettere dentro l'uovo. Ah, questo qui va dentro. Ok. Ah. Sei pronto per i capelli? Apri bene la mano. Ma questi sono semi. Certo, Sula. E vanno messi tutti dentro le uova. Sì, questi piccoli semi hanno molto lavoro da fare. Ci vuole un po' di tempo per far crescere i capelli all'uovo. Molto bene, semini. Ops, ora fate crescere dei bei capelli. Non stanno crescendo, Amma. Aspetta, non crescono immediatamente. Oh. Ci vorrà una settimana per far crescere i capelli al tuo uovo come li hai il mio. Quant'è una settimana? Sono 7 nanne. 7? Ma è tanto tempo, Amma. Sì, hanno bisogno di 2 cose per crescere bene. Molta luce e dell'acqua. Quindi li metteremo qui, vicino alla finestra, e li innaffieremo ogni giorno. Non voglio aspettare 7 nanne. Beh, vedrai la differenza anche dopo una sola nanna, Bing. Oh. Ok, piccoli coltivatori, è ora di giocare adesso. Oh. Sì, prepariamo un tè, Sula. Dai, Pando. Oh, ecco. Prendiamo il tè. Mi piace prendere il tè. Ora scendi dallo scivolo. Ti senti bene, Bing? Sto facendo la nanna, così i capelli crescono. Andiamo a vedere. Eggy! Beh, ci vuole un po' di tempo perché crescano. Ma ho dormito un pochino. Oh, Bing, lo so che è difficile aspettare, ma devi fare diversi lunghi sonni sul tuo lettino. Amma, posso andare fuori, per favore? Questa è una buona idea. Andiamo, Bing! Amma, Flop, volete una tazza di tè? Sì, favore, sembra delizioso. Vieni con me, Eggy, c'è molta luce qui fuori. Oh,
Peggy, devo darti dell'acqua. Che stai facendo, Bing? Mamma ha detto che a Eggy serve molta acqua per far crescere i capelli. Allora voglio annaffiarlo. Oh. Ecco che arriva l'acqua, Eggy. Oh. Oh no! Eggy! No! Eggy sta bene. Oh, che peccato. Oh no! Bing ha rotto il suo uovo. Ma com'è successo? Io volevo solo far crescere i capelli di Eggy più velocemente. Bing! Ma io gli ho soltanto dato l'acqua con il tubo. Forse gli hai dato un po' troppa acqua, Bing. Sì, possiamo aggiustarlo, Amma. Oh, mi dispiace, Bing. È rotto, non è possibile aggiustarlo. Eggy è rotto, ma i semi no. Bing può farne un altro, Amma? Ti piacerebbe, Bing? Sì, grazie. Va bene. Sì! Vieni! Ecco. Ma non ho più un guscio. Potresti usare questo, Bing. Oh. Puoi disegnare dall'altra parte. Sì! Guarda, Flop! È Eggy! Ah. Ciao, Eggy! Ecco dei semi, Eggy! Vuoi mettere Eggy con le altre facce d'uovo? Sì! Andiamo, allora! Ecco qua, Eggy! Con tutti i tuoi amici! Che cos'è, Amma? Beh, vediamo un po'! È un grafico per sapere quanti giorni occorrono perché i capelli dell'uovo crescano. Oh! Potrete colorare un uovo al giorno. Già, fallo tu per primo, Bing. Ecco. Ci vediamo domani, Eggy. Molto bene, piccolo. Ho fatto una faccia d'uovo di nome Eggy, ma non volevo aspettare 7 nanne per far crescere i capelli verdi. Così ho dato a Eggy troppa acqua con il tubo. E purtroppo si è rotto tutto. Ma io non volevo che succedesse. Poi ho fatto un nuovo Eggy e questa volta ho aspettato 7 nanne. E i capelli sono cresciuti. Saper aspettare? È una cosa da Bing. Guardate che capelli! Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bando! Ciao, Bing! Oh, ciao, Sura! Qualcuno ha di fretta! Stai bene, Bing? Sì! Bau! Proprio dietro l'angolo nella nostra città, oggi Bing a palla giocherà. Hop. Prendila, Flop! Hop. Hop. Bella presa, Flop! Tocca a te! Oh, molto bene! Oh. Hop. Flop! Guarda, Flop! Un cagnolino! Oh! Ciao, cagnolino! Torna indietro, cagnolino! Mm. Oh, eccolo lì! Oh, aspetta un momento, Bing! Ancora non sappiamo se questo cane è buono. Oh. Alcuni cani potrebbero mordere. Oh. Sì, ma la mia palla! Già, e ce la riprenderemo. Ma prima sarà necessario fare amicizia con lui. Come? Mm. Allora, prima ci farò amicizia io. E poi tu potrai copiarmi. Ok. Prima gli metti la mano davanti al musetto. Così il cagnolino ti può annusare. Ti sta leccando, Flop. Vedi? Sta scodinzolando. Vuol dire che è contento. Oh. Ora puoi farci amicizia anche tu, Bing. Oh. Coraggio. Mettigli la mano davanti al musetto. Mi sta annusando, Flop. Mi fa il solletico.
È il suo modo di dimostrare che gli piaci, Bing. Pensa che io abbia un buon sapore. Adesso posso accarezzarlo, Flop. Certo, dolcemente. Ah, è così morbido. Sì. Come si chiama? Oh, non lo so, Bing. Vediamo. No, no, non ha la targhetta. Si è perso, Flop? Può darsi. No. Non vedo nessuno che lo sta cercando. Lo possiamo tenere? Beh, no. Ma possiamo badare a lui fino a che non tornerà il suo padrone. Credo voglia giocare a palla anche lui. Sì. È tutta sporca. Beh, non è la fine del mondo. Dopo ci laveremo le mani. Sì, l'hai presa, cagnolino. Avanti. Prendila. Bravo, cagnolino. Sì. Sei veloce. Sì, è veloce. Non l'ha presa, Flop. Ah. Che cosa sta facendo? Credo che stia annusando per sentire dove è finita la palla. È riuscito a trovarla, Flop. È vero. Dove è andato, Flop? Andiamo a vedere. Ok. È riuscito a trovare la mia palla. Già. E ha fatto anche qualcos'altro. Che schifo, cagnolino. Guarda cosa hai fatto. Tutti facciamo popò, Bing. Sì, ma non in mezzo al parco. Sì. Dobbiamo trovare un apposito bidone per mettercela dentro. Ah, sopra il disegno di un cane. Lo vedo. Eccolo lì. Tu hai fatto la popò nel parco. Vieni, cagnolino. Oh, che schifo. È disgustoso. Quando si ha un cane, si devono fare anche le cose sgradevoli, oltre a quelle divertenti. Tu devi assolutamente lavarti le mani appena arriviamo a casa, Flop. Certo. Vieni qua, cagnolino. Guarda, mi vuole bene, Flop. Ah, sì, sì che te ne vuole. E anch'io li voglio bene. Ora possiamo tenerlo, Flop? Oh, mi dispiace, Bing. Ma purtroppo non è nostro. Raggio di sole! Oh, è Gilly! Ciao, Gilly! Ciao! A quanto pare si chiama Raggio di sole. Ma io volevo tenerlo con me, Flop. Lui è mio amico e non voglio che se ne vada. Lo so, Bing. Ciao, Bing. Ciao, Popsy. E ciao, Flop. Ciao. Vi siete presi cura di Raggio di Sole? Sì, l'ho fatto. E Raggio di Sole mi vuole bene. Sì. Si vede chiaramente. Sapete, lei è la sorella di Popsy. Raggio di Sole è una femmina, Flop. È vero. Brava piccola. Io e Popsy badiamo a Raggio di Sole tutti i martedì. Io le voglio bene. Sì, è una cagnolina adorabile, non è vero? E anche un po' birichina, dato che se ne va in giro da sola. Fa il solletico. Sei bravo con i cani, Bing. Flop ha raccolto la sua popò e io le ho insegnato a prendere la palla. Così. Raggio di Sole gioca solo con chi le piace davvero. Vorresti giocare con lei la settimana prossima, Bing? Oh, ti prego, sì, ti prego. Che idea meravigliosa, grazie, Gilly. Vuoi tenere il guinzaglio, Bing? Solo fino al mio furgone. Sì. Vieni, Popsy. Potrà giocare ancora con Raggio di Sole tutti i martedì, Flop. Certo, molto bene, piccolo Bing. E molto bene anche a Raggio di Sole. Ho visto una cagnolina nel parco che si chiamava Raggio di Sole. Devi lasciare che un cane ti annusi per farci amicizia. Poi ci puoi giocare. Ha fatto una grossa popò. Io le volevo bene e la volevo tenere con me. Ma poi è arrivata Gilly e ha detto che il Raggio di Sole è la sorella di Popsy e doveva riportarla a casa. E io ero triste. Ma Gilly mi ha anche detto che ci posso sempre giocare ogni martedì, perché lei è la mia nuova amica. I cani
Sono una cosa da Bing. E io sono bravo con raggio di sole. Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bango! Ciao, Bango! Ciao, Bing! Ciao, Sula! Qualcuno ha di fretta! Stai bene, Bing? Sì, sta bene. Il pranzo. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, che cosa Bing oggi mangerà? Oh. È una casa di pasta. Una casa di pasta. Tocca a te, Flop. Ora è una barca di pasta. Wow! Una barca di pasta! Che bella! Guardate! Sono le onde del mare! Oh! Oh, avete disegnato con il nostro pranzo! Ne è rimasto molto, Amma! Grazie, Bing! E che cosa c'è per pranzo? Sì! Stiamo facendo la pasta facile facile! Oh, sì! È la mia preferita! Che cosa si fa la pasta facile facile? Pasta facile facile, Bing! È pasta con piselli e carote ed è buonissima! Sì, deliziosa! Possiamo aiutarti? Sì, certo! Sì, viva! Potete essere i miei chef! Che cosa sono gli chef? Uno chef è quando sei un vero cuoco! Sì! Sono un vero cuoco! Bene, cuochi! Primo, mostratemi quelle mani tutte sporche! Oh, tesoro! Bisogna lavarle per bene prima di iniziare a cucinare! Ok! Splish, splash, splish, splash! Ora tocca a te, Sula! Ok! Splish, chef, splash! Pronti? Pulite! Oh. Puliamo le carote! Le carote sono le mie preferite! Sula, tu puoi lavare le carote! Oh, sì! E chef Bing? Tu puoi prenderle e sbucciarle. Sì. Ok. Splish, splash. Questa è bella croccante, Flop. Oh, grazie. E questa è la più arancione. E ancora una. Oh, perfetto. E ora? Ora servono i piselli. Mamma, questi non sono piselli. Sono ancora nei baccelli. Sula? Fa vedere a Bing come si tolgono i piselli dal baccello. Oh, sì! Si fa così, Bing! Devi schiacciarlo e il baccello fa pop! Oh. E poi pop, 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 pop! Flop! Guarda i piselli! Questo stava scappando! Flop! Tentano farmi cadere! Che bello spucciare i piselli! Lavoro perfetto, chef! E ora, Amma? È ora di preparare la tavola! Andiamo, Sula! Oh, sì! Questo è il mio posto, chef Bing! Posso sedermi qui, chef Sula? Sì, certo, chef Bing! Forza, apparecchiamo adesso! Ecco qua! Oh, e questa va qua! Sì, giusto! Oh, mamma! Possiamo mettere dei fiori? Sì! Puoi sceglierne qualcuno dal balcone? Sì, andiamo, Bing! Oh, prendiamo quegli arancioni! Ottima idea! Guarda! Abbiamo preso questi qua! Belli, grazie! Ok, il pranzo è quasi pronto! Oh, sì! Oh, laviamo quelle mani, chef? Oh, ancora? Sì! Forza, Bing, laviamoci le mani! Splish, splash! Splish, splash, splash! Pronti? Per cosa siete pronti? Pasta facile, facile! Oh, sembra ottimo! Ed ecco qua! Oh, guarda! Che cosa succede? Non mi piace. Oh. Perché non ti piace? È tutto mischiato.
rischiato. Ma a te piacciono le carote, Bing, e i piselli e la pasta. Sì, è vero, ma non mi piace che siano tutti mischiati. Ah, ho capito. Non preoccuparti, Bing. È il tuo pranzo e devi mangiare una cosa che ti piace. Ecco, piccolo Bing. A che cosa serve? È un separatore. Grazie, Amma. Carota. Così posso separare le carote, i piselli e la pasta. Posso avere un separatore anch'io, Amma? Sì. Un altro separatore in arrivo. Ecco qua. Ok. Iniziamo con le carote. Pronti? Sì! Carota. Questo è un buon separatore, Amma. Carota. Le mie carote non sono più mischiate. Ora i piselli. Oh, ok. Piselli. I miei sono tutti separati. E ora la pasta. Pasta. Oh. La pasta è già separata. Non mi piace tutto separato. Puoi semplicemente rimescolarlo, Sula. Oh, sì! È vero! È buonissimo! Molto bravo, piccolo Bing. E molto brava anche tu, Sula. Abbiamo aiutato Amma a cucinare. Abbiamo lavato le carote e sgranato i piselli. E pensavo che mi sarebbe piaciuta la pasta facile, ma invece no. Perché i piselli, le carote e la pasta erano tutti mischiati. Allora Amma ha preso un grosso cucchiaio e li abbiamo tutti separati ed erano buonissimi. A Sola piace la pasta facile in un modo e a me piace in un altro. Ma va bene così. La puoi mangiare come ti piace di più. Il pranzo è una cosa da Bing. Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bango! Ciao, Bango! Ciao, Bing! Ciao, Sula! Qualcuno ha di fretta! Stai bene, Bing? Sì, sta bene. Dividersi le cose. Proprio dietro l'angolo, nella nostra città, oggi Bing dal mare tornerà. Oh, è stato bellissimo! È stato incredibile! Non è vero, Bando. Lo facciamo di nuovo! Guarda! Ciao, autobus! Io adoro la spiaggia! Anch'io! Vogliamo tornarci un altro giorno? Ti prego! Ciao, Bing! Bando! Non puoi ancora andare a casa. Perché hai lasciato Ballabalù da me? Ballabalù! Oh, sì, ti servirà Ballabalù. È quasi ora di andare a dormire. Ballabalù! 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 Sei qui! Dove sei finito? Eccoci qua. Facciamo vedere a Ballabalù cosa abbiamo trovato. Sì! Guarda, Pando! Oh, le mie conchiglie! Ti andrebbe una tazza di tè, sì, Paget? Sì, grazie, Flop. Questa mi piace molto. Però, a dire il vero, mi piace di più quest'altra. L'ho trovata io. È mia. Tu puoi tenere questa. Assomiglia a una carota. Una conchiglia carota. Gnam, 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 gnam. Una per me e una per te. Una per te. E una per me. Una per me. Una per te. E quest'ultima per me. Flop, vieni a vedere. Guarda, una conchiglia a righe. Oh. Sono magnifiche. Oh, sentite. Odorano proprio come la spiaggia. Dovremmo anche riuscire a sentire il rumore del mare. Che sciocchino, Flop. Qui dentro non c'è mica il mare. Mm-hmm. Ah, ascolta. Oh, sento davvero il rumore del mare. Posso sentire, Flop? Certo. Oh, è vero, lo sento anch'io. Ascolta. Sì. Pando, vuoi andare a dormire? No,
Giochiamo a nascondino? Sì! Ma è quasi ora di andare a letto. Nascondiamoci solo una volta. Solo una volta. Io mi nascondo. E io cerco. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Pronti o no, all'istante arriverò. Pando è molto bravo a nascondersi, Bing. È lì dietro? Lo so. È qui. Ok. No. Non è neanche qui, Flop. Hop. Io non trovo Pando da nessuna parte. Vuoi che ti aiuti a cercarlo? Sì, grazie. Ma diamo un'occhiata di sopra, Bing. Dove credi che sia? Nella mia camera. Andiamo a vedere. La conchiglia di Pando. Guarda, Flop, Pando si è nascosto dentro il mio letto. Oh, non credo si sia nascosto, Bing. Guarda. Flop, ma Pando sta dormendo dentro il mio letto. Svegliati subito, Pando! Ma guarda, un gran bel nascondiglio. Non si sta nascondendo. Pando sta dormendo nel mio letto. Puoi farlo alzare dal mio letto, Flop? Se tu stessi dormendo, vorresti che io ti svegliassi? No. Ma ora come farò, Flop? Dove dormirò io? Beh, nel tuo letto. È abbastanza grande per entrare. Carino, potrete passare la notte insieme. Sì, senti, che ne dici di dividere il tuo letto con Pando? Ma Pando non può dormire, non ha messo il pigiama. No, perché era troppo stanco. Esatto. Oh, posso dormire anch'io senza il pigiama, Flop? Va bene. Prima devo fare la pipì. Ottima idea. E laviamoci anche i denti. Coraggio. È divertente dormire al contrario, Flop. Ecco fatto. Per favore, Flop, potresti metterla vicino a Pando? Certo. Così potrà sentire il rumore del mare quando si sveglierà. Oh, gli piacerà molto. Bene, piccolo Bing. Oh, Piti. Buonanotte, Bing. Sogni d'oro. Notte, Flop. Buonanotte, Bing. Notte, Paget. Ci vediamo domani, Pando. Io e Pando siamo andati alla spiaggia e ci siamo divisi tutte le conchiglie. A me ne è toccata una che sembrava una carota. A Pando invece ne è toccata una a righe e dentro si sentiva il rumore del mare. Poi abbiamo giocato a nascondino e Pando è andato a nascondersi di sopra e si è messo a dormire dentro il mio letto. E non mi è piaciuto per niente. Perché è il mio letto e non quello di Pando. Ma Paget ha detto che potevamo dormire lì insieme. Dividersi le cose è una cosa da Bing. E poi non mi sono messo neanche il pigiama. Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Pando! Ciao, Pando! Stai bene, Bing? Sì, sta bene. Le compere. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, oggi Bing con Flop delle compere farà. Arlo! Ciao, Arlo! Ciao, Arlo!
Ciao, Paget! Ciao, Bing! Flop ha una lista della spesa e io lo sto aiutando. Oh, ciao, Flop! Ciao, Paget! Da cosa cominciamo? Beh, vediamo. Per prima cosa, un cavolo verza. Oh, un cavolo verza! Oh, eccolo! Grazie, Bing! Poi ci servono anche 6 carote. Oh, vado a prenderle! Carote... una... 2, 3... Ne ho prese 3, Flop! Bene! E io 4, 5 e 6. Le carote sono le mie preferite! Lo sappiamo! E queste sembrano deliziose! Abbiamo bisogno di altre cose, Flop? Sì! Uova! Eccole! Attento, Bing! Sì, le uova sono molto fragili. Ok. Molto bene, Bing. E così abbiamo finito. Oh, ho dimenticato una cosa importante. Cosa? Una sorpresa per concludere la cena. Oh, che tipo di sorpresa? Beh, se vuoi puoi sceglierla. Sì, io sono bravo a scegliere. Questi! Prendiamo questi! Per favore, Flop! Certo! Muffin alla carota! Sono anche i miei preferiti! Questo qua è per me! E questo è per Flop! Un'ottima scelta, Bing! Quindi, avete preso tutto? Sì, penso sia tutto! Un cavolo... e 6 carote! E le uova. Dimmi, Flop, serve altro? No, basta così. Va bene. Ecco qua, Flop. Sono 4,50. Fate una buona cena. Grazie, Paget. Ma dov'è Bing? Bing, andiamo? Dobbiamo preparare la cena. Oh, sì, la cena. Ecco dov'eri. Avanti, andiamo. Ciao, Flop. Oh. Ciao, Bing. Ciao, ciao, Paget. Ciao, Arlo. Flop, posso aiutarti a preparare la cena? Certo, sarebbe molto carino. Salve. Salve. Sto cercando di trovare la biblioteca. Oh, sì. Vada fino in fondo alla strada. Svolti a destra. E poi superi il semaforo. E la biblioteca è sulla sinistra. Oh, va bene. Grazie, lei è molto gentile. Si figuri. Arrivederci, buona lettura. Arrivederci. Oh, cosa stai mangiando, Bing? Un lecca lecca. È alla fragola. E dove l'hai preso? È mio. L'ho trovato nel negozio. Ah, e l'abbiamo pagato questo lecca lecca? No. Oh, beh, se non lo abbiamo pagato, temo proprio che appartenga ancora a Paget. Posso tenerlo? Beh, no, Bing, non è tuo. Perché no? Perché se prendi qualcosa senza pagare, non è giusto, capisci? Si chiama rubare. Posso restituirlo? Potresti restituirlo, ma pensi che qualcun altro vorrà comprarlo adesso? No, l'ho anche leccato. Hai ragione, non possiamo restituirlo. Oh, io non lo sapevo che stavo rubando. Mi dispiace, Flop. Lo so. Che ne dici di tornare dentro e parlare con Paget? Ok. Andiamo allora. Ciao, Bing. Ciao, Flop. Già di ritorno. Ciao, Paget. Ciao, Paget. Va tutto bene, d'accordo? Mi dispiace, Paget. Ti dispiace, Bing? Ma di cosa? Ho rubato un lecca lecca, però non sapevo di averlo rubato. E l'ho leccato tutto. Oh, ok. Me lo fai vedere un secondo? Sì. Grazie, Bing. Non avresti dovuto prendere il lecca lecca, ma sei molto coraggioso.
a chiedermi scusa. Oh, grazie, Paget. Su, avanti, paghiamo questo lecca-lecca. Ecco qua. Grazie, Flop. Ci sono. Potrei pagare il lecca-lecca con questo. Oh, grazie, Bing. Sei davvero molto gentile. Ma non è il caso. Flop ha già pagato il lecca-lecca. E perciò questo puoi tenerlo tu. Grazie, Paget. Molto bene, piccolo Bing. Andiamo. Ciao, Paget. Ciao, Bing. Ciao, Flop. Ciao, Paget. Ho aiutato Flop a fare la spesa per la cena e sono stato molto bravo. Ma poi ho preso un lecca-lecca e ho dimenticato di pagarlo. E questo si chiama rubare e non è giusto. Non potevo restituirlo perché lo avevo leccato. Allora ho chiesto scusa a Paget. E poi Flop ha pagato il lecca-lecca. E io ho dato a Paget il mio muffin alle carote, però lei non l'ha voluto, perché quello era mio. Le compere sono una cosa da Bing. Mangiamo i nostri muffin ora, Flop. Sì. Vieni, Flop! Arrivo, Bing. Coco! Ciao, Bing. Ciao, Charlie. Ciao, Bing. Ciao, Bando. Ciao, Bando. Stai bene, Bing? Sì, va bene. La torta. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, Bing con Flop una torta farà. È pronta, Flop? La macedonia è fatta. Che si fa ora? Oh, la torta. Daremo una festa con torta. E che cosa ci serve adesso? La borraccia schiaccia! Una deliziosa glassa cremosa allo yogurt! Ecco, questo è per Sula! Uno per Pando! Uno per me! Chi altro viene alla festa, Flop? Coco! E Charlie? Oh, sì! Uno bello grande per Coco e uno piccolo piccolo per Charlie, perché lui è un bebè. Molto bene! Flop, Hamma e Paget. Oh, ecco, prendi! Che ne dici di decorarla con la frutta? Sì, buona! Oh, a Sula piacciono i lamponi! Un bel lampone per Sula, in arrivo! Qui, Flop! Vuoi fare tu il resto? Oh, sì! Allora, kiwi per Pando. Uva per Coco. Banana per Charlie. E per il piccolo Bing? Oh, carota! Tieni. La carota è la mia preferita. Lo so. A te cosa piace? Io... a me piacciono i mirtilli. Uno per me, uno per Amma. Uno per Paget, lo sai, piacciono anche a loro. Sembra squisiliziosa. Che ne dici? Vogliamo metterla nel portatorta? Sì, ti aiuto io. Ok. Oh, attento. Tienila da questa parte, mentre io la tengo da quest'altra. Pronti? Sì. Ai posti e solleviamolo. Ce l'abbiamo fatta, Flop! Molto bene, piccolo Bing. Vedrai, sarà proprio una bella sorpresa per tutti. Bing, sono io! Sula! Sto arrivando! Ho fatto una torta! Ciao, Amma! Ciao, Flop! Ciao, Sula. Ciao, Flop! Ciao, Sula! Bing! Qui sento un meraviglioso profumino. Sì, è una torta. L'ho fatta io. Io adoro le torte. Beh, Sula è molto emozionata per la tua festa con torta. Sì. E sai una cosa? Lo sono anch'io. Allora, che tipo di torta è, Bing? Oh, è una sorpresa. La posso vedere? Sì. Allora, è in cucina. Ma all'asilo tutto bene. Non dirlo a nessuno. Ok, Bing.
Dimmi un po', è stata di Bing l'idea di questa festa? Sì, è stata sua. Guarda solo! Che bella! Questa è la mia torta! Sembra davvero squisita, Bing! Oh, sopra c'è il kiwi! Sì! Le carote e l'uva! Guarda, c'è anche un lampone per te, Sula! Dove? È qui! Eh? Ma dove? È qui! Oh, no! Oh, Bing! Oh. Presto, rimettiamola a posto! Oh, ok! Uniamola! Oh, no! Non credo che stia funzionando, no, Bing! No! Oh. È tutto un pasticcio! Tutti questi urli sono per la torta! Oh, no! Oh, guarda! È una torta davvero insolita! Sì! Oh. Che cos'è successo, Bing? Noi volevamo solo che Sola vedesse il suo lampone, Flop! Ma la torta è scivolata giù! E purtroppo si è tutta rotta! Stanno venendo tutti qui per la mia festa con torta. Ma non si può mangiare una torta rotta. No, non si può, Bing. Chi dice che non si può mangiare una torta rotta? Secondo te, come deve essere una torta? Beh, squisiliziosa. Sì. Ecco, squisita e deliziosa. Ora, l'avete assaggiata? No. Penso che l'assaggerò, se non vi dispiace. Oh, è squisita, Bing! Che ne dici? È davvero squisiliziosa! Guarda, Sula, ho appena trovato il tuo lampone! Oh, grazie, Bing! Tieni! Adesso è una torta pasticcio! Torta pasticcio per tutti quanti! Sì! Metto la torta nei piatti e voi andate a lavarvi quelle mani appiccicose! Sì! Sta venendo via! È appiccicosa! Eccoli, sono arrivati! Svelta, Sola! Sono arrivati tutti! Oh, presto! Tieni, questa è la mia carota! Ok! Banana per il piccolo Charlie! Ciao, Coco! Kiwi per Pan! Ciao, perfetto! Ciao a tutti! Ciao! Ciao, Coco! Ho fatto la torta pasticcio! Oh, la torta pasticcio! Grandioso! Ha un aspetto delizioso! Chi vuole la torta pasticcio? Io! Torta pasticcio per tutti! Certo! Che buona! Con Flop abbiamo fatto una torta! Ed era una sorpresa per tutti i miei amici! Poi è arrivata Sula e io volevo farle vedere il suo lampone, ma la torta è scivolata giù ed era tutta rotta e pasticciata. E io ho detto che nessuno la poteva mangiare, ma Amma l'ha assaggiata e ha detto che era sempre squisiliziosa. La torta pasticcio è una cosa da Bing. Ed è piaciuta tanto a tutti quanti. Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Ciao Bing! Ciao Bando! Ciao Bando! Ciao Bing! Oh, ciao Sula! Qualcuno ha di fretta! Stai bene, Bing? Sì, sta bene! Salire sugli alberi. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, oggi Bing su degli alberi salirà. Che bello, Sula! Ti stai divertendo? Sì! Più veloce, Bing! Più veloce! Guardami, Amma! Yuhu! Andiamo sull'albero caduto! Aspettami, Bing! Oh. Tieni, Flop! Guardami! Oh, ti guardo! Sono il re del castello! Posso farlo anch'io! Non riesco a salire! Non da questa parte, Sula, ma da quest'altra! Ok! Devi prima trovare una presa sicura! Dove? Guarda, vedi? Questa qua! Oh, ok! E anche uno spazio per stare in piedi! Certo! Sì! Guarda, qui posso mettermi in piedi! Sì!
Bene! Come sei brava, Sula! Vai forte! Sono la regina del castello! Sì. Andiamo, Sula! Oh, ma traballa! Puoi farcela! Devi fare così! Bing! Sembri proprio mille piedi! Mille piedi! Mille piedi! Guardate cosa ho trovato! Due piccoli mille piedi sopra un albero caduto! Ok, dite mille piedi! Mille piedi! Sì! Oh. Ora andiamo all'albero dondolante! Sì! Bing! Non riesco a scendere! Oh! Ok, devi sdraiarti di nuovo sulla pancia. Sì! E scivolare! Ho una presa sicura! Ora trova un appoggio per i piedi. Ne serve uno più grande per i tuoi piedi, Sula. Più in basso. È proprio lì, vicinissimo, Sula. Sì, ci sei quasi. Sì, l'ho trovato. Molto brava, Sula. All'albero dondolante. Sì. Muoviti, Bing. Chi vuole mangiare? Abbiamo un pranzetto perfetto per dei mille piedi. Possiamo prima andare sull'albero dondolante, Amma? Soltanto per un minuto. Va bene, andate. Sì, andiamo, Bing. Boing, 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 boing. Vieni anche tu, Sula. Molto bene, Sula. Sono sull'albero dondolante. Io ti ho insegnato a salire. Siete pronti? Sì! Sì! Dai, forza! E allora dondoliamo! Sì! Boing! 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 Sì, che bello! In alto, Flop! È molto da soli non ce la facciamo, ci serve l'aiuto! Mamma, puoi spingerci più in alto? Ma certo! Tenetevi forte ora, eh? Ok? Boing! 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 Forza, Sula! Boing! Io voglio andare più in alto! Posso, Flop? Voglio sedermi su quel ramo, certo, lassù! Bing, non è tanto alto. Vai pure, io sto qua. Andiamo, Sula! Io rimango qui. Mi piace di più rimbalzare. Boing! Okay. Boing! Boing! Bravo, Bing! Ecco, così, sì! Guardatemi! Sono seduto sul ramo! Sì! Di... mille piedi! Mille piedi! Mille piedi! Da qui si vedono tantissime foglie! Oh! E tutto il cielo! Guarda, Sula, c'è uno scoiattolino! Che bello! Ciao, signor scoiattolo! Sta andando ancora più su! Oh, sta prendendo delle ghiande! Deve essere affamato! Anch'io ho molta fame! Bene! Ciambelle alla carota e cioccolata calda! Sono prontissime, se volete! Sì! Vengo anch'io! Qualche problema, Bing? Ora dove metto il piede? Attento! Sono bloccato, Flop! Tranquillo, Bing! Non preoccuparti, ci sono io qui! Non riesco a scendere! No, non devi agitarti! Va tutto bene, sì. Bing! Devi fare con calma! Cerca un appoggio per il piede. Non riesco a capire come scendere. Hai solo bisogno di aiuto. Ti aiuto io. Devi girarti, Bing, e metterti sulla pancia. Buona idea, Sula. Sì. Non mi piace così. Va tutto bene, non Bing? Non vedo niente. Ma io sì, Bing, e vedo dove puoi mettere il piede. Oh, sì. Dove? Un po' più giù. Bene, l'altro piede. Sì. Oh, un po' più giù. Ci sei, Bing? Trovato. Ecco fatto. Molto bene, Bing. E adesso devi fare il mille piedi. Sì! Ce l'ho fatta! Molto bravo, piccolo Bing. Io ho insegnato a Bing a scendere. E molto brava anche tu, Sula. Andiamo allora, mille piedi. Mangiamo! Gnam! Ho una fame! Mangiamo! Ciambelle alla carota! Buone! Sono salvato!
salito su un tronco e ho aiutato anche Sula a farlo. Poi, sull'albero dondolante, è salito anche Flop. Boing! Boing! Poi mi sono arrampicato ancora più in alto e mi sono seduto su un ramo. Era bellissimo lassù, ma poi sono rimasto bloccato e non sapevo proprio come scendere. Ma Sula mi ha fatto capire come fare. Se rimani bloccato, hai bisogno d'aiuto, ma poi puoi farcela anche da solo. Salire sugli alberi è una cosa da Bing. E ora so anche scendere. Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bango! Ciao, Bango! Ciao, Bing! Ciao, Sula! Qualcuno ha di fretta! Stai bene, Bing? Sì! Va bene! Il buio. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, Bing tra poco a letto andrà. Coraggio, Lattuga! È ora di andare a dormire. Oh, ciao, Lattuga! Bing è pronto per la nanna? Sì! Notte, Lattuga! Ok. Bagnetto fatto? Sì. Denti lavati? Sì! Ding! Pigiama messo? Certo! Copertina pronta? Sì! Morbidosa! Mm. E Oppity è pronto? Oppity? Non è lì sotto, Flop! Ah! Non può essere lontano! Non riesco a trovarlo, Flop! Mm. Pensiamo un attimo a che cosa abbiamo fatto oggi. E forse ci ricorderemo dov'è. Oggi abbiamo innaffiato i fiori. Quelli davanti e quelli sul retro del giardino. E dopo sono rientrato a giocare con le macchinine. Ma Oppity non è rientrato a casa con me. Devo averlo lasciato fuori. Ah. Non c'è problema, Bing. Possiamo andare a cercarlo. Ma ora fuori è tutto buio. Lo so. Beh, io verrò con te. Ehi, guarda chi è uscita ad aiutarci. La luna! Sì, ma Oppity ha davvero tanta paura del buio. Beh, possiamo usare la tua torcia. Sì, la mia torcia. Sì, sarà una grande avventura. Arriviamo, Oppity! Ok, farà un po' freddo là fuori. Tieni. Ciao, stivaletti. Stiamo andando fuori, nel buio. È una grande avventura. Pronto? Sì. Ecco la tua torcia. Grazie, Flop. Andiamo. Tranquillo, Bing. Ti sto vicino. Ok. Sono andati tutti via. Sì. Si stanno preparando per andare a letto. Tranquillo. È soltanto una macchina coi fari accesi. È Arlo. Sì. Ciao, Arlo. Oh, Arlo. Arlo non è andato a letto, Flop. Già. Ai gatti piace il buio. Oh. Escono a giocare quando noi andiamo a dormire. Ciao, Arlo. Oh, guarda, Flop, qui ci sono i fiori. Ma di Oppity non c'è traccia. Dove sarà finito, Flop? Non sarà lontano, Bing. Proviamo nel giardino sul retro? Va bene. Ricordo che Oppity stava giocando nell'albero piccolo. Ah, sta vivendo un'avventura, proprio come noi. Andiamo a cercarlo. Sì, da questa parte, Flop. Quanto è buio. Guarda, sembra tutto diverso. È vero. Oh, che cos'è? È solo il capanno, Bing. Guarda. Oh,
Sì. Già. Oh, è Pando, Flop. Ciao, Pando. Sì. Stiamo vivendo un'avventura. Sì. Ospiti è solo soletto, al buio. Mm-hmm. Non credo che possa sentirti, Bing. Notte, notte, Pando. Oh, sembrerebbe proprio Ranocchietta. Non riesco a vederla. Flop, ecco l'albero piccolo. Oh, sì. Sta arrivando, Hoppity! Hoppity non è lì. Ma dov'è finito, Flop? Beh, lo troveremo, Bing. È qui, da qualche parte. Dove sei, Hoppity? È qui fuori tutto solo. Si sentirà solo senza di me, Flop. Oh, non ti preoccupare, Bing. Hoppity! Oh, ma riproviamo a cercare con calma e attenzione. Guardiamo vicino all'albero. Ok. Così, bravo. Oh, Bing, guarda. Era proprio Ranocchietta. Ciao, Ranocchietta. Noi stiamo cercando Hoppity. Ah! Oh! Hoppity! Ranocchietta ha trovato il mio Hoppity, Flop! Sì, l'ha trovato Ranocchietta. Hoppity! Ti abbiamo cercato così tanto! Beh, anche lui ha vissuto la sua avventura. Credo che sia volato sulla luna per vedere il guardiano della luna. Oh, è un lungo volo fino lassù, Bing. Guarda. Oh, guarda la luna, Hoppity. Sì. Oh, è bellissima. Hoppity adesso vuole rientrare a casa, Flop. Buona idea. Coraggio. Rientriamo in casa. Sì. Ho lasciato Hoppity in giardino. Così io e Flop siamo usciti a cercarlo. Perché avrebbe avuto tanta paura al buio tutto solo. E il giardino sembrava diverso al buio. Così avevo la mia torcia arancione e abbiamo guardato in un sacco di posti. Ma Hoppity non si trovava. Poi Flop ha detto, cerca con calma e attenzione. E poco dopo ho trovato Hoppity. Hoppity era felice che l'avessi trovato, perché gli piaceva davvero tanto guardare la bellissima luna, ma allo stesso tempo era anche pronto per andare a letto. Il buio è una cosa da Bing. Oh, ti voglio tanto bene, Hoppity. Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bando! Ciao, Bing! Oh, ciao, Sura! Qualcuno ha di fretta! Stai bene, Bing? Sì, sta bene. Scegliere. Proprio dietro l'angolo, nella nostra città, oggi Bing un giocattolo sceglierà. Ciao, Paget! Ciao, Paget. Ciao, Bing! Come mai di corsa? Ho qui dei soldi. Flop dice che posso comprarci un giocattolo. Oh. Posso scegliere quello che voglio, vero, Flop? Ma certo! Hai abbastanza soldi per un giocattolo. Allora devi scegliere attentamente, Bing. Oh! Lattughine! Mi piacciono queste! Oh! Ecco qua! Forse è meglio sul pavimento, Bing! Prenderò una lattughina, Flop. Come quelle che hai già a casa. Oh, è vero. Ho già delle lattughine a casa. Vuoi guardare qualcos'altro? Sì. Un camion. È lo stesso che a Pando. Oh. Sì, è uguale. Oh, questo fa bip bip. Oh, e poi fa... Oh. 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 Voglio prendere questo, Flop. Va bene. Vuoi che te lo incarti, Bing? Sì, per favore. Oh, un aereo. Oh,
sì, l'idrovolante. Guarda, il pilota si toglie e l'elica gira davvero. E così fa... Ho deciso di scegliere questo, Flop. Ottima scelta, Bing. Sì, e puoi sempre giocare con il camion di Pando. Sì. Sì. Ecco qua. Oh, quello lì è un camper, Bing. Oh, che bello, un camper giallo. Oh, sì. E guarda, se apri davanti, l'autista può uscire. Oh. Guarda. Mi piace questo. Io sono sicuro di prendere questo, Flop. Sei proprio sicuro? Sì. Allora poso l'idrovolante? Sì. Io adoro questo camper, Flop. Già. Mettilo nella busta. Oh, Sula! Ciao, Bing! Buongiorno a tutti! Ciao, Amma! Buongiorno! Guarda, quanta gente qui! Ho un po' di soldi, Bing! Anch'io! Ho scelto un giocattolo! Andiamo, Amma! Anch'io voglio sceglierne uno! Ok, Sula! Ecco qui i miei soldi! Grazie! E questo è il tuo resto, Bing! Grazie, Paget! Ciao, Bing! Ciao! Divertiti! Lo farò! Possiamo andare a giocare col mio nuovo camper, Flop? Certo! Andiamo! Ciao! Ciao, Flop! Ciao! Vado fuori, Sula! Ok! Che c'è, Bing? Ci ho ripensato. Io preferisco l'aereo. Oh! Beh, potremmo chiedere a Paget se possiamo cambiarlo, se vuoi. Andiamo, allora! Oh, salve di nuovo, Bing. Voglio cambiare il camper, per favore. Si può fare, Paget? Ma sì, certo. Oh, grazie, Paget. Vieni, Flop. Flop, ma dov'è finito? Dov'è finito l'aereo? Oh, non so proprio cosa dirti. Prima era lì, su quello scaffale. Non c'è più. Forse Paget sa dove si trova. Bing! Guarda che cosa ho scelto! Ma quello è il mio aereo! Che dici, Bing? È il mio aereo, è quello che ho scelto! Ma io ho cambiato idea! Io voglio quello! Però avevi scelto il camper, Bing, e ti piaceva molto. Oh, sì! Io non l'avevo visto prima, quel camper! È giallo e rosa! E c'è anche un guidatore dentro! E c'è anche questo! Guarda! Posso giocarci, Bing? Sì, tieni! Ok, tu gioca con questo! Oh, grazie, Sula! Ciao, pilota di aereo! Ciao! Mi piace molto di più il camper, Bing. E a me piace l'aereo. Ho l'impressione che dobbiate scambiarvelo. Sì. Sì. Tu ti prendi il camper, Sula, e io prendo l'aereo. Sì. E possiamo giocarci insieme. Molto bravo, piccolo Bing. E molto brava anche tu, Sula. Volevo comprare un giocattolo, ma potevo sceglierne solo uno. Ma ce n'erano così tanti ed era così difficile! Avevo scelto un camper giallo, ma poi mi sono ricordato dell'aereo e volevo cambiarlo con quello. Però l'aereo l'aveva già scelto Sula e io ero così triste. Ma poi abbiamo fatto a cambio, così ho potuto prendere l'aereo. Scegliere un giocattolo è una cosa da Bing. E posso sempre giocare con il camper di Sula. Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bando!
bene, Bing? Sì, va bene. Esploratori della natura. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, con i suoi amici, oggi Bing esplorerà. Ok, tutti in cerchio! Sì, tutti in cerchio! Che cos'è? Beh, è una cosa molto speciale. Guarda! L'arcobaleno! Sì, Bing! Ha tutti i colori dell'arcobaleno. Ok, chi è pronto per essere un esploratore della natura? Io! Ognuno avrà il suo turno. Chi comincia? Flop? Vediamo. Sula, tocca a te. Sì! Sula. E poi toccherà a Coco, a Pam. Oh, a me! E chiuderemo il giro con te, Bing. Coraggio! Gira la ruota, Sula. Sì! Dove mai si fermerà? Guardate! Giallo! Sula, sei la prima esploratrice della natura. Devi cercare attentamente e trovare qualcosa di giallo. Giallo. Un dente di leone! Oh, è perfetto! Posso raccoglierlo? Sì, Sula, certo, i denti di leone si possono raccogliere. Oh, oh, denti di leone! Sono un'esploratrice della natura! Esploratrice sì, della natura! Tocca a me! Credo proprio che adesso uscirà il viola. Oh no! Rosso! Devi trovare qualcosa di rosso, Coco. Rosso, 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 rosso. Ho trovato la mia cosa rossa preferita in tutto il mondo! Che cos'è, Coco? Oh, che cos'è? Ma è verde! Non la foglia, sciocchino! Ta-da! Oh. Guardate, è una coccinella! È così piccola! Le coccinelle sono le mie preferite! Ci vediamo, coccinella! Ciao, ciao, coccinella! Ciao, ciao! Oh, adesso tocca a me! Arancione! Oh. Adesso dovrai trovare una cosa arancione! Oh. Io so dov'è una cosa arancione! Vieni, Pando! Ok! Sono dei fiori? No! È questo! Oh! Arancione! Guardate che cosa ho trovato! È un sassolino! Molto bravo, bene! Sì. Sì. Allora, chi è il nostro prossimo esploratore della natura? Io! Viola! Lo volevo Viola! Lì! Attento, Bing! Questo è un cardo! Ah, un cardo! Gli esploratori devono guardare da vicino, vedi? Ha delle grosse spine, Flo! Esattamente! Ma come faccio a prenderlo? Devo portarlo ad Am! Che ne dici di questo? Oh, grazie mille, Flop! Amma! Amma! Sì? Ho trovato il viola! Cosa ha trovato, Bing? Sono un esploratore della natura! Che cos'è? È un cardo e il suo fiore è viola! E ha le spine! Vedete? Molto intelligente! Ed è tutto viola! Beh, meno male che non l'hai toccato, Bing! Già! Sì! Tocca di nuovo a me! Oh, celeste! Non era ancora uscito! Il cielo! Sì! Il cielo! È vero! Ti prego, Viola, fai che esca il viola! Viola, viola, viola! Oh! Oh, oh, rosso! Ancora rosso, Coco! È facile! Che sta prendendo? Uh-huh. Ecco, tieni! Sì! Una foglia rossa! Mi piacciono le foglie! Quando? Oh, ok, tocca a me! Oh, ancora il rosso! Ancora! Rosso trovato! Ok, faremo ancora un giro e poi ci prenderemo un bel tè. Sì! Io sono l'ultimo esploratore della natura. Rosso! È uscito ancora il rosso! Ok, rosso, rosso, rosso. Una foglia rossa. Bing, abbiamo tante foglie rosse. Non riesco a vedere niente di rosso. Aiutiamo tutti l'esploratore Bing a trovare una cosa rossa. Oh, sì! Bello! Rosso! Oh, dove può rosso, essere? Rosso, dove rosso. Sei, rosso? Diamo un'occhiata qui, Sula. Oh, sì! Oh, no! Oh, guarda, Sula! Ho trovato il rosso! Venite tutti! Bing ha trovato il rosso! Ok!
Cos'è successo? Diamo uno sguardo. Si è ferita una mano. Oh. Ti fa tanto male, Bing. Oh. Sì. Sangue. Hai trovato il rosso. Povero Bing. Uh-huh. Mamma, ci serve subito un cerotto. Arrivo. Volevo solo prendere un lampone perché è rosso. Lo so, Bing. E non hai visto che aveva le spine? Non hai guardato attentamente, non è vero, Bing? No! Oh, è successo anche a me una volta. Cattivo, cattivo lampone. Povero Bing. Ecco. Grazie, Amma. Ora, se io sposto indietro quel ramo, potrai raggiungere il tuo lampone, Bing. E fa molta attenzione alle spine. L'ho raccolto, Flop. Molto bene, piccolo Bing. Hai trovato una casa? Sì, un sono un esploratore della natura coi fiocchi. Anch'io. Io pure. È vero. Bravo, Bing. Eravamo degli esploratori della natura ed era emozionante. Abbiamo girato la ruota ed è uscito il ton 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 ton. Rosso, ancora. E io ho trovato un lampone tutto rosso. Però il ramo con le spine mi ha punto un dito e mi è uscito il sangue. Flop allora ha pensato di spostare il ramo e io ho finalmente raccolto il lampone. Essere un esploratore della natura è divertente e se guardi con molta attenzione non ti pungerai mai. Esplorare la natura è una cosa da Bing. Io adoro i lamponi. Gnam. Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bando! Ciao, Bing! Oh, ciao, Sula! Qualcuno ha di fretta! Stai bene, Bing? Sì, sta bene! Vush! Proprio dietro l'angolo nella nostra città, oggi Bing con Hoppity Vush farà. Vush! Ti posso aiutare, Flop? Ma certo! Grazie, Bing. Tu siediti qui, Hoppity. Pronto, Bing? Sì! E adesso... Vai! Ti posso aiutare ancora? Certo! Oh, è il sederino bagnato, piccolo Hoppity. Siediti qui. Calzino. Molletta. Molletta. Wow! Può mordere! Sì, le mollette possono mordere, Bing. Gnap, gnap! Gnap! Ecco fatto. Oh. Gnap, gnap! Vieni con me, Hoppity. Guarda, questo è il mio asciugamano rosso. Ha un profumo buonissimo. Sentilo, Hoppity. Oh, buono! Ciao, maglietta preferita! Ciao! Ciao, calzino a righe! Ciao, altro calzino a righe! Ciao! Ciao, mollette che mordono! Flop! Io e Hoppity non abbiamo salutato le mutandine! Oh! Hoppity! Boosh! Ciao, mutandine! Ops! Oh! Perché li tiri così su, Flop? Beh, il vento è più forte lassù, Bing. E fai in un baleno ad asciugare tutti i vestiti. Guarda, Flop! Sono il vento! È vero! Hoppity Vush! Stai bene, Bing? Sì! Dov'è Hoppity? Hoppity! Ah, vediamo. È volato in alto, molto in alto. Oh, è volato molto in alto. È molto veloce. Da quella parte. Oh! Andiamo a cercarlo, Bing? Sì. Hoppity!
Dove sei, Hoppity? Non riesco a trovarlo, Flop. Ragioniamo. Da dove è entrato? È entrato dalla finestra. Hoppity! No! Oh, ma guarda. Oh, Flop! È tutto sporco e gocciolante. Non ti preoccupare, Bing. Non è una cosa grave. Dobbiamo soltanto lavarlo. Ma non con la lavatrice. Non gli piace per niente. Gira troppo forte. No, 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 no. Possiamo fargli un bagno qui, nel lavandino. Ok. Serve la paperella per fare le bolle. Sì, buona idea. Perché non vai a prenderla? Mentre io lavo Hoppity con l'acqua calda. Non preoccuparti, Hoppity. Flop si occuperà di te. Certo che lo farò. Paperella! Sto arrivando, Hoppity! Ti faremo ritornare pulito! Ecco qui la paperella! Avanti, Hoppity! Facciamo il bagnetto! Perfetto! Perfetto! Guarda, Flop, ha un cappello di bolle. Oh, sì. Non dimenticare di lavarti le orecchie. Meglio? Sì, molto meglio. Gig, 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 gig. Oh, Hoppity. È ancora bagnato, Flop. Sì, Bing. Ci vorrà un po' perché Hoppity si asciughi. Oh, il vento. Il vento può asciugare Hoppity velocemente. Ah, buona idea, Bing. Portiamo Hoppity di fuori. Sì! Andiamo, Hoppity. Avanti, Flop. Fai bush anche tu. Va bene. Pronti? Bush! È ancora bagnato. Sì. Ci vorrà un po' prima che si asciughi. Devi fare bush, su, su, in alto, dove c'è il vento, Hoppity. Sì, buona idea. Non ha preso la corda, le mollette mordono. Guarda, Hoppity non ha bisogno delle mollette, Bing. Oh, le mutandine. Hoppity può fare bush nelle mutandine. Esatto. Pronto? Sì. Hoppity, bush! Ora sta salendo su in alto, molto in alto, Flop. E si potrà asciugare tutto quanto. Molto bene, piccolo Bing. Bush! Stavo aiutando Flop a stendere e Hoppity ha fatto un grande bush! Ed è finito proprio nel lavandino e si è tutto sporcato e bagnato. Quindi gli abbiamo fatto un bagno di bolle, ma dopo era ancora più bagnato di prima. Allora l'abbiamo messo sulla corda da bucato, così ha potuto asciugarsi su, su, su nel vento. Fare whoosh è una cosa da Bing. Oh, io adoro Hoppity. Vieni, Flop! Arrivo, Bing. Coco! Ciao, Bing. Ciao, Charlie. Ciao, Bing. Ciao, Bando. Ciao, Bando. Ciao, Bing. Oh, ciao, Sula. Qualcuno di fretta. Stai bene, Bing? Sì, sta bene. Denti di leone. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, una cosa per sola oggi Bing troverà. Guarda, Flop, dei fiorellini gialli. Sono denti di leone. Sono denti di leone? Ci sono un sacco di denti di leone. È vero. Gli facciamo una foto, Flop. Ottima idea. Bing, devi dire carote e formaggio. Carote e formaggio. La posso vedere? Posso farne una? Sì, ottima idea. Oh. Di carote e formaggio, dente di leone. Posso raccoglierlo? Sì, puoi.
Me lo puoi tenere, Flop? Carote e formaggio. Carote e formaggio. Questo è molto bello, Flop. E anche quello. Oh. Guarda questo. Che cos'è, Flop? Ah, anche questo è un dente di leone. Vedi? Cresce nella stessa pianta. È soffice. Si sta rompendo. Sono i semi. Sono pronti per volare via. Semi? Stanno volando. Sì, è ciò che devono fare, Bing. Il vento li aiuta a volare via e lì dove atterreranno cresceranno dei nuovi denti di leone. Altri denti di leone. Lo voglio fare ancora. Ciao, ciao, semi. Li ho fatti volare via. Ho visto. Ora ne faccio volare tanti altri. Ciao, Flo. Ciao, Amma. Posso passarti sulla... Sì, sì, certo. Eccola. Ciao, Sula. Ciao, Flop, c'è Bing? Sì, è qui. Bing? Sì? C'è Sula per te. Sula, ho raccolto un bellissimo dente di leone. È soffice e morbido e ha tanti semi. Basta averne una, Bing? Certo, Sula. Ne raccolgo uno e te lo porto. Sì. E potrai soffiarci sopra. Sì. Push. Ciao, Sula. Ciao, Bing. Ciao, ciao, Sula. Guarda, Bing, credo che quello sia l'ultimo. Questo lo porterò a Sula. Piano, Bing. Non agitarlo troppo. Ma oggi c'è vento. No, vento. Non devi soffiare sul dente di leone di Sula. La strada è lunga, Flop. Puoi farcela, dai. Guarda, Flop, non gli sto facendo prendere aria. Molto bene, piccolo Bing. No. Ce ne sono ancora tanti per Sula. Quasi arrivati. Eh già. Ciao! Ciao, Sula! Ti ho portato il tuo dente di leone. Mostramelo, Bing! No! Devi solo scendere e soffiarci sopra. Ok, arrivo! Grazie. Beh, guardate un po' chi c'è qui. Ciao, Amma. Vi raggiungo subito. Bene. Che cos'hai lì, piccolo? Ho preso Bing! Un... Sola! Guarda! Tutti i semi sono volati via. Caspiterina. Ho fatto tutta la strada camminando piano da laggiù e l'ho portato tutto intero fino a qui. Sei stato molto bravo, Bing. Io prima volevo fartelo vedere e dopo ci avresti soffiato sopra. So che sei dispiaciuto, Bing, ma Sula ti ha dato quel grande abbraccio perché era tanto felice di vederti. Sì, lo so. Guarda, Bing! I semi stanno andando sempre più in alto! Ma dove vanno, Amma? Beh, può essere che vadano dietro l'angolo, ma potrebbero anche andare dall'altro lato del parco. Nel giardino di Bing! Sì, Sula! Potrebbero andare dritti dritti nel giardino di Bing. E trasformarsi in nuovi denti di leone. Ciao, ciao, semi di dente di leone! Flop, ho fatto le foto. Ah, sì. Guarda, Sula. Quello sei tu, Bing. E questo è Flop. Guarda, una coccinella. Non l'avevo vista. Guarda, è uguale a quello che avevo raccolto per te. Oh che bello. È così carino. Grazie, Bing. Mua.
abbiamo visto dei fiori gialli e Flop ha detto che erano denti di leone. Poi ne ho visto uno soffice. Quelli sono i semi. E se ci soffi sopra, volano. Così ne ho portato una sola. Ma lei mi ha dato un grande abbraccio e tutti i semi sono volati via come il vento. E ci sono rimasto male. Però non è grave, perché atterreranno da qualche parte e faranno crescere dei nuovi denti di leone. Denti di leone? Sono una cosa da Bing. Whoosh! Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bando! Ciao, Bing! Oh, ciao, Sura! Qualcuno ha di fretta! Stai bene, Bing? Sì, sta bene! Gatti, proprio dietro l'angolo nella nostra città, oggi Bing un nuovo amico incontrerà. Hop, hop. Flop, c'è Arlo, guarda. Ciao Arlo. Ciao Arlo. Miau, mi sta salutando Flop. Sì, ti sta salutando. Oh. 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 Dov'è andato, Bing? Sta giocando a nascondino. Ah! Arlo gioca sempre a nascondino. Oh. Miau. Mm. Ciao, Arlo. Ti sei nascosto? Miau. Arlo. Oh, eccolo lì. Arlo. Gli piace essere accarezzato, non è vero, Arlo? Lui dice di sì. È vero. Oh. Arlo, dove sei? Forse è sopra la panchina. Gli piace stare lì. Ok, andiamo a dare un'occhiata. È sopra la panchina. Te l'avevo detto, Flop. Eh sì, tu sai cosa piace ad Arlo, Bing? Gli piace molto dormire sopra la panchina. E gli piace tanto se gli faccio così. Guarda. Gli piace davvero tanto. Ascolta. Sta facendo le fusa. Vuol dire che è felice. Penso che si sia addormentato, Flop. Oh, sì, certo. Lo lasciamo dormire, Bing. Sì. Ciao, ciao, Arlo. Ciao, ciao, Arlo. Hop, hop, hop. Hop. Guarda, c'è di nuovo Arlo. Si vede la coda. Ma Arlo è ancora laggiù. Beh, se non è la coda di Arlo, di chi è quella coda? È di un altro gatto. Ciao, altro gatto. Anche lui vuole giocare a nascondino, Flop. Oh, non riesco a vederlo, Flop. Oh. Volevo giocarci. Lo so, Bing, ma questo gatto ancora non ti conosce. Devi prenderci confidenza. Oh. Là, eccolo là. Oh, sì. Lo vedi? Lui vuole giocare. Ok. Gatto. Attento, Bing. Ricorda, questo gatto non ti conosce. E tu non conosci lui. Se n'è andato. Forse è un po' timido, Bing. Non tutti i gatti sono uguali. Vieni fuori, gatto. Io voglio essere tuo amico. Gatto! No, 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 gatto! No, 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 no. Oh, Bing! No! Oh, stai bene, Bing? No, Flop ha fatto verso di me. Oh, fammi vedere. Ti ha graffiato. No, ha fatto come una tigre. Perché ha fatto così? Io volevo essere suo amico. Beh, lui non ti conosce e tu non conosci lui. E forse è solo un po' spaventato. Ma Arlo non ha mai fatto. Sì, ma Arlo ti conosce, Bing. Bing! Ciao, Pando! Oh,
va, Bing? Un gatto mi ha spaventato. Oh, no! Non era Arlo, vero? No, Arlo è mio amico. Era un altro gatto che non avevamo mai incontrato. Oh! Di che colore era, Bing? Come Arlo, ma col musetto bianco. Oh, è Mitten! Sì, è Mitten! Il gatto dei vicini. Beh, non mi piace quel gatto. Forse c'è qualcosa che non sai di Mitten, Bing. Avanti, vieni a vedere. Vieni a vedere anche tu, Flop. Ma certo. Cercate di parlare piano. Oh! Ci sono i gattini, Flop! Ha dei gattini! Sono così piccolini! Sono i cuccioletti di Mitten! Lei è la loro mamma! Certo! Mitten è una femmina, non un maschio! Oh, i gattini di Mitten! Guarda! Sono tutti di colori diversi! Sì! Ce n'è uno marrone, poi ce n'è uno grigio. E anche uno arancione. Ciao, Mitten. Ciao, gattini di Mitten. Forse è per questo che ti ha soffiato, Bing. Voleva solo proteggere i suoi cuccioli. E non sapeva ancora che eri suo amico. Ascolta, Flop. Sta facendo le fusa. Come farlo? Ciao! Ho visto Arlo e abbiamo giocato insieme perché lui è mio amico. E poi ho visto un altro gatto che si chiama Mitten. Era una gatta che non mi conosceva. Si è spaventata e ha fatto... E anch'io ho avuto paura. Poi, Pando mi ha fatto vedere che aveva dei gattini. E questo è il motivo per cui non poteva essere mia amica. Ma forse un giorno Mitten ed io potremo giocare a nascondino. Gatti, sono una cosa da Bing. Miau! Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Ciao Bing! Ciao Bando! Ciao Bando! Ciao Bing! Oh, ciao Sula! Qualcuno ha di fretta! Stai bene, Bing? Sì, sta bene! Cerotti, proprio dietro l'angolo nella nostra città, insieme a Coco, oggi Bing giocherà. Per favore, altro scotch, Flop. Ecco, tieni. Scotch. Scotch appiccicoso. Altro, per favore. Sì. Charlie, non si fa. Coco, stai bene? Oh, mi sono tagliato un dito! Oh, sangue! Oh, povero Coco, è una ferita da carta. Fa male! Sì, ma tranquilla, Coco. Adesso la medichiamo. Mi serve un cerotto. Tieni fermo il dito, vado a prenderti un cerotto. Povera Coco. Dimmi, Coco, quale cerotto ti piace di più? Quello viola, per favore. Io posso avere quello arancione? Beh. No, Bing. Puoi avere un cerotto solo se ti sei davvero fatto male come me. Credo che Coco abbia ragione. I cerotti vanno usati solo se servono davvero. Ecco, come va adesso? Beh, mi fa ancora male. Però adesso va già un pochino meglio. Ti ringrazio, Flop. Povera Coco. Adesso non posso più finire il mio lavoro. Devo far riposare il dito. Oh, sarò l'infermiere Bing. Ottima idea. Guarda, Charlie. Fai presto, ho bisogno di te, infermiere Bing. Ora, dimmi dove ti fa male. Qui. Tu sei davvero coraggiosa. Lo so.
Oh, Charlie! Shh! Stai zitto, devo sentire. Oh. È il momento di usare il termometro. Ai! Bing! Scusa. Oh, sta attento al dito di Coco, Bing. Ok. Sono le 4 in punto. Ma dai, quella è l'ora, Bing! No, Charlie! Con quello si colpiscono le ginocchia! Tieni! Ora, di Boing! 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 Bene! Adesso stai molto meglio! Ora tocca a me fare l'infermiera e tu farai il paziente! Oh! Ok! Stenditi lì, perché sei molto malato. Oh, oh, posso avere un cerotto? No, Bing. Puoi avere un cerotto soltanto se ne hai davvero bisogno. Oh, non si mette in bocca, Charlie. Andiamo a cercare qualcosa che puoi mangiare, d'accordo? Andiamo. Ora, dimmi dove ti fa male. Il braccio mi fa tanto, tanto male. Ora posso avere un cerotto? Caspiterina, sembri davvero molto malato, Bing. Oh, ora posso avere un cerotto? Ora, mettiamo il termometro. Oh no, ma hai 40 di febbre, Bing. Oh, adesso ho davvero, davvero bisogno di un cerotto, ti prego. Ok. No, mi spiace, qui dentro non ci sono cerotti. Oh. Possiamo farne uno. Possiamo usare il nostro adesivo. Ok, Bing. Ecco. Oh! Ora ho un cerotto anch'io! Bing, veramente non ho detto che stavi meglio. Guarda, Flop! Sì? Adesso ho un cerotto anch'io. Oh. L'abbiamo fatto. È di nastro adesivo. Lo vedo. Però mi fa un po' il solletico. Certo, perché quello non è un vero cerotto come il mio. Va tutto bene, Bing? Beh, non mi piace, Flop. Mi pizzica il braccio. Me lo potresti togliere? Ci posso provare. Ai! Oh, scusa, Bing. Le cose appiccicose possono far male quando si tolgono. Ai! Lo faccio io, sono un'infermiera. No, voglio farlo da solo. Ok. Sicuro, Bing? Posso aiutarti? No, lo faccio da solo. Ai! Non riesco a staccarlo dal braccio. Beh, forse puoi staccare il braccio dal cerotto. E come? Prima dobbiamo allenarci un po'. Metti sulle braccia come un uccello. Poi sbattile giù. Bene, su e giù. Così, su. Su. Giù. Giù. Su. Su. Giù. Giù. Questa volta io terrò fermo il cerotto. Su. Su. E di colpo, giù! Giù! Oh, Flop! Ce l'ho fatta! Oh, fammi vedere! Però mi fa un po' male, Flop. So cosa fare in questi casi. Ho imparato a farlo a scuola. Tieni, questo ti farà stare meglio. Stai bene? Sì! Ti ringrazio, Coco. Molto bravo, piccolo Bing. Sei stato davvero coraggioso. E molto brava anche tu, infermiera Coco. Grazie, Flop. Sono una forza come infermiera. Coco si è tagliata un dito. Così Flop le ha messo un cerotto e lei si è sentita meglio. Anche io volevo un cerotto. Così ne abbiamo fatto uno col nastro adesivo. Ma mi pizzicava tutto. E non riuscivo a levarmelo. Perché mi faceva male. Così Flop mi ha aiutato a toglierlo, facendo un uccello svolazzante. Su, giù, su, giù. E ce l'ho fatta! E adesso mi sento molto meglio. I cerotti sono una cosa da Bing. Ma soltanto se ne hai davvero bisogno. Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bando! Ciao, Bing! Oh, ciao, Sula! Qualcuno ha di fretta!
bene, Bing? Sì, va bene. Il gelato. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, oggi Bing forse un gelato mangerà. Mm. Oh! Ciao, Arlo! Oh, Arlo ha caldo. Si è trovato un bel posticino all'ombra. È bello stare lì sotto. Flop, è Gilly! Mm. Prendiamo un gelato, Flop, per favore. Perché no? Mm. Ma non capisco dove sia. Oh, eccola laggiù. Ah, andiamo allora. Ciao, Popsy! Sbrigati, Flop, dai! Oh, no! È diventato rosso. Non essere impaziente, il verde tornerà presto. Forza, luce verde! Dobbiamo attraversare! Vogliamo il nostro gelato! A che gusto lo vorresti, Bing? Gusto carota! E tu che cosa prendi, Flop? Io vorrei uno spiedino di frutta oggi. Oh, un grande spiedino con il cioccolato sopra? Sì. Buono! In effetti. Oh! Andiamo, forza! Vai, 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 vai! Dov'è Gilly? Sentiamo un po'. No, non riesco a sentirla. Laggiù! È laggiù, svelto! Ok. Dai! Prendiamo un gelato! Oh, eccola laggiù! Oh. Oh, no! Guarda! Scusate, sto verniciando il ponte, quindi dovete passare di là. Oh, ma noi vogliamo prendere un gelato e Gilly è proprio qua! Ma se ne sta andando! Ah, ho capito. Allora potete passare, vi apro. Grazie! Di niente. Grazie! Oh, sta andando via! Non preoccuparti, Bing, non è grave. Possiamo raggiungerla. Ok, andiamo, Flop. Grazie. Prego. Gilly, aspettaci. Ed ecco qua, sentirete quanto è buono. Gilly, Gilly, Gilly. Oh no. Chi ci sta chiamando, Pop? Gilly. Ho capito! I nostri ultimi due clienti! Ciao, Bing! Ciao, Gilly! Ciao, Gilly! E ciao, Flop! Ce l'avete fatta a raggiungermi? Ciao, Popsy! Ti abbiamo inseguita nel parco e sopra il ponte! Abbiamo corso tanto! Allora sarai molto accaldato, però sei nel posto giusto per prendere qualcosa di fresco. Cosa vorresti? Posso avere un gelato alla carota con sopra il cioccolato, per favore? Oh. Ovviamente! Ma prima devi dirmi una cosa molto importante. Lo preferisci nella coppetta? O in un cono? In un cono, con le orecchie. Ok, allora. Un po' di cioccolato. Ah, ed ecco qua. Un gelato alla carota con sopra il cioccolato. In un cono, con le orecchie. Grazie. Yum. Ora. Tu cosa vuoi, Flop? Uno dei tuoi squisiti spiedini di frutta, per favore. Con sopra il cioccolato, Flop! Oh, sì? Bene! Uno spiedino di frutta con sopra il cioccolato. In arrivo! Ecco qua! Oh, fantastico! Grazie, Gilly! Di niente! Bene, Popsy, abbiamo finito! Ci vediamo presto! Sicuro! Grazie, Gilly! Ciao, ciao! Ciao, ciao, Popsy! Ciao, Bing! Ciao! Ciao, Flop! Ciao, ciao, Popsy! Oh, Bing! Oh, il mio gelato! Oh, no! Puoi raccoglierlo, Flop! Oh, non posso, Bing. È tutto sporco di terra ora. Guarda. Oh, mi dispiace. Ora Gilly se n'è andata e io volevo tanto il mio gelato. Era così appetitoso. E ora è tutto sporco.
Andiamo. Bing, puoi tenermi questo, per favore? Gocciola tutto, Flop. Oh, dovresti leccarlo, allora. Non ho più il mio gelato. E Gilly se n'è andata e non ho più niente. Beh, hai ancora il tuo cono. E anche uno squisito spiedino di frutta. Ma questo è tuo, Flop. Ti va di mangiarlo con me, Bing? Quale pezzo preferisci? Mi piacerebbe la banana. Ok, ecco. Un po' di banana. Banana! Che ne dici di un po' di melone? È buono? Molto. Grazie, Flop. Mi dai l'ananas? Mi piace molto. Certo, tieni. È proprio un bel cono di frutta adesso. Buono. Buono. Ho visto Gilly e allora ci siamo messi a correre e siamo arrivati da lei appena in tempo. Ma poi il mio gelato è caduto e si è tutto riempito di terra e io ero triste. Non ho potuto mangiare il gelato, ma per fortuna Flop mi ha fatto un cono di frutta ed era buonissimo. Far cadere il gelato è una cosa da Bing. Io adoro i coni di frutta. Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bango! Ciao, Bango! Ciao, Bing! Oh, ciao, Sula! Qualcuno ha di fretta! Stai bene, Bing? Sì! Va bene! Stivali di gomma. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, un lavoro per Flop oggi Bing farà. Posso aiutarti, Flop? Certo, ho giusto un lavoretto per te. Dobbiamo portare fuori la spazzatura. Ok, Flop, sono un bravo aiutante. Bravissimo. Tutto bene, Bing? Sì. Oh, ha piovuto tanto. Metti gli stivali di gomma, Bing. Ciao, stivali di gomma. Ho un lavoretto per voi. Ciao. Ciao. Ora dovete venire fuori e tenermi i piedi asciutti. Esatto. I tuoi piedi saranno comodi e asciutti lì dentro. Pronto, Bing? Sì. Pronto. Andiamo. Aspetta un momento. Ok, Bing. Ora puoi mettere la spazzatura nel bidone. È puzzolente e disgustosa. Già, la spazzatura può essere un po' disgustosa. Adesso chiudi il coperchio. Flop, non hai ancora messo la tua spazzatura nel bidone. Ah, questa non va nel bidone, Bing. Questa si può riciclare. Che vuol dire biciclare? Riciclare. Alcune cose non vanno buttate via. Possono avere un'altra funzione. Come questa bottiglia. È tutta schiacciata. Sì, ma può essere trasformata in un nuovo oggetto di plastica, come una tazza. Oh, come la mia tazza pinguino? Sì, esattamente. Oh, bottiglia intelligente. Proprio così. Questo che cosa diventerà? Forse diventerà un secchio. Oh. O uno scopino per il bagno. Sarai uno scopino per il bagno. Sì, un riciclo davvero fortunato. Andiamo. Dobbiamo proprio entrare, Flop. Ai miei stivali piace stare qui fuori. Splash! 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 Ok, Bing. I miei stivali vogliono andare di là. D'accordo. Che cos'è, Flop? Andiamo a scoprirlo. Venite, stivali, andiamo a scoprirlo. Splash, splash, splash. Un
una lumaca! Flop, è una lumaca! Oh, sono state le lumache a fare queste scie. Di ciao alla lumaca, stivaletto. Ciao! Ciao! Flop, perché ci sono così tante lumache? Alle lumache piace il terreno bagnato. Oh, e i fiori? Anche ai fiori piace essere bagnati. Oh, sì. I fiori adorano essere bagnati, Bing. Come i miei stivaletti. I miei stivaletti adorano bagnarsi. Splash, 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 splash. Loro adorano fare splash, splash. Stivaletti, facciamo un enorme splash. Splash, splash. Flop! Bing. Ho un piede tutto bagnato! Diamo un'occhiata. Devi tirare più forte, Flop. Guarda! Lo stivale si è riempito d'acqua. Vedi? È da qui che è entrata l'acqua. Stivaletto, tu puoi solo bagnarti fuori, non dovresti bagnarti dentro. Puoi aggiustarlo, Flop? Non credo sia possibile. È arrivato il momento di comprarne un paio nuovi, Bing. Ma io adoro i miei stivaletti, Flop. Non voglio assolutamente che li butti via. Il bidone è puzzolente e disgustoso. E i miei stivaletti non piacerebbe. Ok. Posso tenerli? Certo, così non li dovremo gettare nell'immondizia. E forse potremo trovargli una nuova funzione. Davvero? Che tipo di nuova funzione? Non lo so. Andiamo a dare un'occhiata, ti va? Ok. Oh, prima togliamo quel calzettone gocciolante. Così va meglio. Tieni, prendilo tu. Che bella sensazione, Flop! Splash, 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 splash! Lumaca! Ti ho trovato una nuova casa! Entra, lumaca! Beh, credo che alla lumaca piaccia stare nel suo guscio. Guarda! Oh. È perfetto! Oh, è vero! Questa è la cosa adatta per il mio stivaletto. È davvero molto carino, Bing. Hai riciclato il tuo stivale trasformandolo in un vaso stivaletto. Vaso stivaletto! Sei contento? Sei stato biciclato! Riciclato! Ora ho una nuova funzione. Molto bene, piccolo Bing. Molto bene, caro stivaletto. Ho aiutato Flop con la spazzatura e poi l'ho aiutato anche con il riciclo. E poi ho portato i miei stivali di gomma fuori nell'acqua. A loro piace star fuori nel bagnato, ma dentro mi tengono i piedi belli caldi e asciutti. Ma poi nel mio stivaletto si è creato un enorme buco e non andava bene. Però io non volevo metterlo nel bidone, perché al mio stivaletto non sarebbe piaciuto. Allora ho pensato di metterli dentro dei fiori, così è stato riciclato. Ed è davvero molto meglio, perché ora è diventato un vaso stivaletto. Riciclare è una cosa da Bing. A te piace la tua nuova funzione? Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bing! Ciao, Sula! Qualcuno va di fretta! Stai bene, Bing? Sì, sta bene. Patate! Proprio dietro l'angolo nella nostra città, Bing con Sula oggi del giardinaggio farà. Guarda cosa abbiamo qui! Siamo fortunati oggi! È un tesoro? No, Bing. Patate? Sì, Sula! Ho piantato delle piccole patate in primavera. E ho concimato per bene la terra. E poi sono cresciute come te e te. Ma come? Ho badato a loro
molto attentamente. Possiamo mangiarle? Certamente, ma dobbiamo prima cuocerle. Ma sono tutte sporche. Non fa niente, portiamole dentro. Oh, possiamo usare il camion di Pandoam. Buona idea! Bing, guarda! Questa ha una faccia sola. E sta sorridendo, Bing. Noi le piacciamo. Sì! Beh, ha veramente un gran nasone. Patata nasuta. Ciao, Bing. Piacere, io sono Nasuta Patata. Ciao, Nasuta. Non possiamo mangiare Nasuta, Amma. Non potremmo mai farlo. Dobbiamo badare a lei. Sì, per tutta la vita. E lo faremo molto attentamente. Ma le patate purtroppo non durano per tutta la vita. Perché no? Perché se non le mangi dopo un po' vanno a male e bisogna buttarle via. Stai tranquilla, Nasuta, non ti butteremo via. Andiamo, Nasuta. Abbiamo una patata. Si chiama Nasuta. Ciao, Nasuta. Sembra una patata molto felice. Lo è. Ci stiamo occupando di lei. Facciamole vedere la casa, Bing. Sì. Ti piacerà qui, Nasuta. Abbiamo anche lo scivolo. Ecco qua. Grazie, Flop. Andiamo, Nasuta. Questo è troppo largo, Sula. Potrebbe cadere. A Nasuta serve un passeggino. Sì. Questo qui, Bing. Ecco qua, Nasuta. Questo è il tuo passeggino. Questo qua è il bagno. Devi fare il pipì, Nasuta. No, grazie, l'ho già fatta, non preoccuparti. Oh, ma ho fame. Oh, dai, prepariamo un tè. Andiamo, Nasuta. Sì. Nasuta, siediti per bere. Scusa. Ecco il tuo tè, Bing. E il latte per te, Nasuta. Cosa mangiano le patate, Sulla? Broccoli e... torta al cioccolato. Grazie, Sulla. Ora lei vuole giocare. Che cosa giochiamo? Lo scivolo. Ma è troppo piccola. Potrebbe aver paura, Bing. Ci vado io con lei. Le piace, Sulla. Tocca a me. Ok. Vieni da me, Nasuta. Le piace proprio. Ancora di nuovo. Vuole andare più veloce stavolta. Vroom, vroom. Fai attenzione, Bing. Non preoccuparti. Vroom. Prendila. Nasuta. Abbiamo rotto il naso. Bing, che succede? Si è staccato il naso, Flop. Non ci voleva. Dov'è finito? L'ho trovato, Bing. Sì. Ora possiamo aggiustarla. Non si attacca, Bing. Abbiamo rotto Nasuta. È stato un incidente, Bing. Guardate quante patate ho raccolto! Oh, tesoro, cos'è successo a Nasuta? Non siamo stati attenti e si è rotta. Sì. Cosa possiamo fare, Amma? Beh... per favore, non buttarla via. Non lo farò, Bing. Ma ricorda, le patate non durano per sempre. Lo sai, c'è qualcos'altro che possiamo fare. Possiamo farle ricrescere il naso? Non si può, Sula. Ma ricordate come sono cresciute piano le mie patate? Come te e te? Bene, se piantiamo Nasuta e il suo bel naso, possiamo far crescere delle nuove patate. Aspettate un secondo. Povera Nasuta. Nasuta. Ecco, mettiamo Nasuta in questo vaso e il suo naso in quest'altro.
Le piacerà stare lì dentro? Sì, è molto accogliente quel vaso. Vaso con naso. Ci occuperemo di loro molto attentamente finché cresceranno. Sì. Molto bene, piccolo Bing. E molto bene anche tu, Sula. Io e Sula abbiamo trovato una patata molto buffa e l'abbiamo chiamata Nasuta. E le abbiamo dato broccoli e torta al cioccolato. Ma abbiamo dimenticato di trattarla molto delicatamente e il suo naso si è staccato. Allora, Amma ci ha mostrato come far crescere nuove patate da Nasuta e il suo naso. Li abbiamo messi al sole e annaffiati e aspettato. Nasuta non è durata tanto. Ma guarda, sono già nate delle nuove patate. Coltivare patate è una cosa da Bing. Guarda, piccole Nasuta! Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bando! Ciao, Bing! Oh, ciao, Sula! Qualcuno di fretta! Stai bene, Bing? Sì, va bene. Il Puntisauro. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, oggi Bing un disegno farà. Questa è la nostra casa e questa è la casa di Pando. Oh, non entra nel foglio. Non abbiamo dei fogli più grandi. Però noi abbiamo questi. Oh, i gessetti grandi. Proprio quello che ci serve. Dove stiamo andando, Flop? Qui fuori hai abbastanza spazio per fare un disegno molto grande. Dove? Lì. Puoi disegnare sul marciapiede. Ma non l'ho mai fatto, Flop. Non c'è problema. Provaci. Qui. Ok. Oh, che cos'è? È un occhio. Un occhio? Oh, un occhio molto grande. Sì. È un occhio di dinosauro. Oh. Il mio dinosauro ha delle zampe grandi, così può fare dum 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 dum. Ah, e quello che cos'è? È una lunghissima coda che fa dam dam dinosauro. Ora la testa grande grande. E poi so che cosa sono. Denti grandi grandi per fare Tranquillo, Flop, non ti mangerà. Oh sì. Flop, che cosa mangiano i dinosauri? Dipende, Bing. Alcuni dinosauri mangiano le piante. Altri, invece, mangiano altri dinosauri. Al mio dinosauro piace il gelato di fragole. Gnam, 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 gnam. Ah, sì, il gelato, sì. Gnam, gnam, gnam. Oh, gli piace proprio tanto il gelato. Sì. Flop, da dove vengono i dinosauri? Nascono dalle uova. Come quelle che mangiamo a colazione? Sì, però quelle di dinosauro erano molto più grandi. Grandi così? Sì, ma all'incirca così. Ok. Tu fai quelli, Flop. Oh, ok. Allora, punto, punto, punto e punto. Qual è il prossimo colore, Bing? Blu, per le strisce. Tranquilla, lui mangia solo il gelato. Serve altro? Il viola,
per i zigzag sulla schiena. Zigzag, zigzag. Ciao! Direi che è molto a zigzag. Ciao, Paget. Ciao, Flop. Ciao, Paget. Bing, hai fatto un bellissimo dinosauro. Ma guarda che belli zig e che meravigliosi zag. Devi stare attenta, sono molto appuntiti. Grazie, Bing. Oh. Paget. A più tardi. Ciao. Finito. Oh. Gli facciamo una foto, Flop? Certo. Prendo il telefono. No. Posso vedere la foto? Oh, guarda il mio dinosauro. Sì, è un puntisauro. Flop! Oh, non ci voleva. Ne facciamo un altro. Sì, ma non adesso. Lo faremo più tardi perché sta cominciando a piovere. No, il dinosauro sta scomparendo. È vero, sta scomparendo. È per la pioggia. Prendo un ombrello. Che peccato. Puoi tenere asciutta quella parte? Oh, non possiamo tenere per sempre asciutto il tuo dinosauro. Sta piovendo e ai gessetti non piace l'acqua. Il tuo dinosauro è troppo grande per essere riparato dai nostri ombrelli. Su, vieni, Bing. Guarda, Flop, la sua coda è scomparsa e ora anche le zampe. Ha smesso di piovere. Il mio dinosauro è scomparso completamente. Già. Ma io voglio che torni dove era prima. Il tuo dinosauro non può tornare, Bing. Era fatto coi gessetti. Ma potrai sempre averlo, perché gli abbiamo fatto una foto. Ricordi? Sì. Oh, guarda, Bing, l'occhio del tuo dinosauro è ancora qui. Quello non è più un occhio. No. Tieni. Oh! Ora è un uovo di puntisauro. È vero. Molto bene, piccolo Bing. Ciao! Ho fatto un disegno sul marciapiede e non è una cosa brutta se lo fai con i gessetti. Così ho disegnato un dinosauro e era un grande, gigantesco puntisauro. Ma poi è piovuta tantissima acqua e il mio grande, grosso dinosauro è stato tutto lavato via e io ero triste. Allora ho fatto un altro disegno. Era un grande uovo di puntisauro. I gessetti non durano per sempre, ma va bene lo stesso perché puoi sempre disegnare qualcosa di nuovo. Disegnare dinosauri è una cosa da Bing. Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bando! Stai bene, Bing? Sì, va bene. Farfalle. Proprio dietro l'angolo, nella nostra città, oggi Bing con i suoi amici dipingerà. Oh, guardate! Una farfalla! Oh. Dov'è Bing? Sì! Oh, eccola! Non sta mai ferma! Bellissima! Guarda, è sul foglio di Sula! Io adoro le farfalle! Guardate! Dai, vieni qui! Guarda! Dove sta andando? Forse ora è stanca! Possiamo tenerla? No, non possiamo tenerla. Le farfalle non vivono dentro casa. Flop ha ragione. Deve stare fuori, con i fiori. Guarda! Sta volando via! Dai, cerchiamo di prenderla. Forse vuole uscire, Flop. Credo che tu abbia ragione. Proviamo ad aiutarla. Cosa sta facendo?
prendo. Da lì non si passa, farfallina. Oh, la prendo io. No. Fa piano, Pango. Devi stare attento alle farfalle. Sono molto delicate. Oh. Apriamo le porte e tutte le finestre. Così la farfalla troverà l'uscita. Sì, andiamo. Oh, sì. Facciamolo. Andiamo, farfallina. Ora puoi uscire da qui. Dai, farfallina, i fiori sono da quella parte. Dov'è andata ora? Oh. Non riesco a vederla. Oh. Farfallina, dove sei andata? Oh. È andata via da sola. Credo di sì. Quindi siamo stati bravi ad aiutarla? Che ne dite? Ma a me piaceva. Anche a me. Lo so che era bella. Ma noi possiamo dipingere delle farfalle. Sì! Che bello! C'è un modo molto bello per dipingere le farfalle. Ci serve un foglio di carta. E dipingiamo soltanto da una parte. In questo modo. E ok. Così. Ora piegatelo. Pieghiamo. Premetelo. E adesso apritelo. È una farfalla. Possiamo rifarlo? Sì, possiamo fare un altro. Ma prima mettiamo questi fuori ad asciugare bene. Sì. Andiamo, Bing. Non è grave, Bing. Posso pulire tutto da sola. Oh, buona idea. Farfallina, vieni qui. Ti aiuto io. Ho trovato la farfalla. Voglio vederla. Fammi vedere. Qui, nascosta nella mia mano. Ecco qua, farfallina. Sei all'aperto ora. Scusa, ma perché non sta volando via? Tesoro. Che cos'ha che non va? Beh, lasciami guardare. È morta. Sì. Sì. Penso che lo sia. No! Bing, sì. L'hai spiaccicata. Non l'ho spiaccicata. Sono stato molto attento. Falla rivivere, Flop. Non posso, Bing. Povera farfallina. Io volevo aiutarla ad andare fuori. Sì, lo so, Bing. Tu volevi aiutare la farfalla, Bing. Sì. Ma penso che forse l'hai tenuta un po' troppo stretta. Che cosa ne facciamo adesso, mamma? Beh, quando qualcuno muore, è bene seppellirlo e dirgli addio con amore. Sì, questa è una buona idea. Ecco, questo è un buon posto. In mezzo ai fiori. Cosa stai facendo, Flop? Preparo un posto accogliente per la farfalla. Un lettino per la farfallina? Sì. Ora dobbiamo dire addio alla farfallina. Addio, farfallina. Addio, farfallina. Addio, farfallina. Addio. Bing, addio. E grazie per aver illuminato la nostra giornata. Sì. Sì. Ed è per questo che noi ti ricorderemo. Sì. Povera farfallina, si sentirà sola. Bing, le nostre farfalle dipinte potrebbero essere sue amiche. Sì, sì. Penso che alla farfalla farebbe molto piacere. La mia farà molta compagnia alla farfallina. Va bene, andiamo ad attaccarli. La voglio mettere qui, accanto a lei. Eccoti qua, farfallina. E la mia la metto qui. Guarda, stanno tutte sbattendo le ali. Che bello! Sì, è bellissimo. Sì. Ora la nostra farfallina non sarà più sola. Molto bene, piccolo Bing. Mentre dipingevo, una farfallina è entrata in casa. Volevo solo aiutarla a tornare di fuori, ma l'ho tenuta troppo stretta e l'ho spiaccicata. Flop non poteva farla rivivere e questo mi ha fatto piangere.
Allora l'abbiamo seppellita in mezzo ai fiori e le abbiamo detto addio. Poi le abbiamo dato i nostri disegni. Se entrerà in casa un'altra farfallina, la lascerò andare fuori tutta da sola. Le farfalle sono una cosa da Bing. Mi ricorderò sempre della nostra farfallina. Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bango! Ciao, Bango! Ciao, Bing! Oh, ciao, Sula! Qualcuno di fretta! Stai bene, Bing? Sì! Va bene! Skateboard. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, oggi Bing velocissimo andrà. Forza, Flop, dobbiamo andare velocissimi. Velocissimi, d'accordo. Oh. Ah. Ciao, Flop! Ehi, hey, ciao, Budget! Bing! Pando! Oh. Che forza, Pando! Tu hai uno skateboard! Posso farci un giro? Ok, prima però ti faccio vedere come si fa! Guarda! Ciao, Bing! Ciao, Budget! Flop! Panda ha detto che posso farci un giro, oh. Quindi andrò super veloce! Ah, super veloce! Sì! Beh, allora, vediamo come fa Pando. Io lo so come si fa. Tu vai... Ok. All'inizio sarebbe meglio andare piano, Bing. Andare sullo skateboard può essere pericoloso. Eccomi! Oh, tocca a me! Devi fare così! Oh, ops. Pando. Tirati su, Pando! Perché prima non spieghi a Bing come deve fare? Sì! Sì, dai, spiegamelo! Ok, ci sali sopra. Poi ti metti in questa posizione. Ti pieghi. Mi piego. E fai così. Braccia. Poi le braccia. E poi ti spingi. Ora posso farci un giro, Pando? Sì, certo. E ti servirà questo? Ecco. Fatto. Pronto? Sì. Bene, tieni. Ok, ecco un attimo, fatto. Come va, Bing? Tutto a posto? Sì, grazie, Flop. Ecco qua. Attento. Coraggio. Flop! Ecco. Non mi lascio salire, Flop. Oh, forse può aiutarti, Pam. Sì. Metti i piedi così, Bing. Ok. Ecco, Bing. Traballa tutto. Piano, non devi avere fretta. Esatto, Bing. Coraggio, andiamo. Devi darti la spinta, Bing. Usa il piede destro. Piano, Bing. Spingi. Spingi. Ce l'hai fatta. Hai visto, Flop? L'ho fatto andare. Sì, ho visto. Coraggio, Bing. Adesso puoi andare più veloce. Mi piego. Braccia. Mi spingo. Sì! Oh, sì! Ok. Hop. Sì. Mi piego. Braccia. Mi spingo. Pando! Bing! Pando! Che ne dici di riprovarci, visto che qui non è in discesa? Voglio andare di qua. Beh, ok. Mi spingo. Sto andando! Guarda, Flop! Sì! Troppo veloce, troppo veloce! Bing! Bing! Oh. Caspiterina! Stai bene? Andava troppo veloce.
veloce. Beh, non preoccuparti, non è successo niente. Oh, non mi è piaciuto per niente. Oh, povero Bing. Le ginocchia stanno bene? Sì. Le braccia? Sì, solo un po' doloranti. Andava troppo veloce, Flop. Sì, andava molto veloce. Na, 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 i soccorsi! Na, 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 na. Panda. Coraggio, Bing, sali sull'ambulanza. L'ambulanza non andrà troppo veloce. Solo un po' veloce. Pando. Ok, non troppo veloce. Allora, che ne dici? Ok. D'accordo. Coraggio, si sale. Vieni. Ecco fatto. Na, na, molto bene, na, Pando. Na, 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 na. Siamo quasi arrivati. Molto bene. Vuoi fare un altro giro, Bing? No. Cadrei sicuramente. Tutti all'inizio, quando imparano, cadono. È vero. Io sono caduto e ho sbattuto dappertutto. Ho sbattuto qui e qui e qui e qui. Pando. Vuoi riprovarci, Bing? Non andrà troppo veloce in questo vialetto pianeggiante. Ok. Oh. Ti pieghi. Braccia. E ti spingi. Guardami, Flop. Ci sto andando. Molto bene, piccolo Bing. Continua così. Bene. Ora tocca di nuovo a me. Ho provato ad andare sullo skateboard di Pando, ma è difficile, perché puoi tenerti solo con i piedi e fai hop, ti pieghi, braccia e ti spingi. E poi è andato troppo veloce e sono caduto per terra e non mi è piaciuto per niente. È bello andare sullo skateboard, ma io ho dovuto provarci e riprovarci e poi sono caduto. E poi ci ho provato e riprovato di nuovo. Ui, andare sullo skateboard è una cosa da Bing! Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bando! Stai bene, Bing? Sì, va bene. Giocare con Charlie. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, oggi Bing con Charlie giocherà. Charlie! Charlie è qui! Oh, Flop, Charlie è arrivato! Davvero? Oh, hai preparato molti giochi, Bing. Sì, questo e questo e le mie macchinine. Ciao. Ciao, Flop. Allora io vado. A dopo. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, Charlie. Dai, Charlie, giochiamo con le mie macchinine. Prima facciamo scendere Charlie dal passeggino, Bing. Ok. Guarda, Charlie, giochiamo con le macchinine e poi anche con il puzzle di animali. E dopo possiamo leggere Hoppity Whoosh e la lattuga solitaria. Guarda, Charlie. Oh, Charlie, quella non è una macchinina. No. Charlie, è pericoloso, attenzione. Questa padella non deve stare qui. Andiamo, Charlie, giochiamo con le macchinine. Oh, Charlie. Oh, magari Charlie vuole giocare con qualcos'altro, Bing. Oh, sì. Dai, Charlie, facciamo il mio puzzle di animali. Questo va qua e questo va qua. Ho fatto la parte più difficile. Ora tu devi mettere gli animali nei loro buchi. Guarda, questa è la mucca mu.
Va qui. Vedi? Tocca a te, Charlie. Charlie! Charlie batte le mani, Bing. Ma devi metterlo nel buco. Guarda, pecora. Beh, deve andare qua. Ti faccio vedere. Charlie, non è così che si fa. Non è una cosa grave, Bing. Vado a prenderlo. Leggiamo una storia. Oh, dov'è finito? Oh, eccoti. Appiti Vosh e la lattuga solitaria. No, non morderlo, Charlie. Ascolta e basta. Voglio raccontarti una storia. Guarda, Appiti Vosh è nella sua amaca. No, Charlie. Appiti Vosh è nella sua amaca e dorme come un sasso. Poi sente piangere. Guarda, Charlie, questo è Oppity. Qui era la lattuga che piangeva. Si sentiva così sola. Oh, Charlie, non abbiamo ancora finito di leggere la storia. Oh, preso. Ecco qua. Bene. Oh, dai, Charlie, perdi qua. Oh, attento, Bing. Charlie è troppo pesante da portare per te. E non penso che gli piaccia. No. Ma Flop, Charlie non gioca. Avevo preparato tutto. Sì, è vero. E lui non vuole giocare con nessun gioco. Charlie è molto piccolo, Bing. Ma ho preso i miei giochi più belli per giocare con lui. Lo so. Sono sicuro che c'è qualcosa che gli piace fare, Bing. Vediamo. Che stai facendo, Flop? Beh, sto facendo finta di essere Charlie. Perché? Per cercare di capire qual è il gioco che lui vuole fare. Ok. Anch'io sono piccolino. Charlie, 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 Charlie. Dove starà andando? Dai, seguiamolo. Ok. Sono un piccolino. Sono piccolino, Flop. Piccolino. Charlie. Dove stai andando, Charlie? Oh. Vuole prendere le pentole. Hai ragione, Bing. Ecco qui, Charlie. Guarda, Charlie, puoi battere con questo. Gli piace. Proprio così. Tieni. Avanti, Charlie. Molto bene, piccolo Bing. Molto bene anche tu, Charlie. Ho preparato i miei giochi più belli perché Charlie doveva giocare con me. Ho preso il mio puzzle e le mie macchinine e il libro di Oppity Vosh e della lattuga solitaria. Ma Charlie non voleva giocare con nessun gioco. Allora, io e Flop abbiamo finto di essere piccoli. Charlie, Charlie, Charlie! Abbiamo seguito Charlie e abbiamo capito che cosa voleva giocare, a suonare le pentole. E sapete una cosa? È stato un bel gioco. Giocare con Charlie è una cosa da Bing. Avanti, Charlie. Vieni, Flop! Arrivo, Bing. Coco! Ciao, Bing. Ciao, Charlie. Ciao, Bing! Ciao, Bando! Ciao, Bando! Ciao, Bing! Oh, ciao, Sula! Qualcuno ha di fretta! Stai bene, Bing? Sì, sta bene.
l'occhio del drago. Proprio dietro l'angolo della nostra città, per Bing e Pando oggi freddo farà. Ok, pronto Bing? Sì! Forza Paget, ci sei quasi! Ok Pando! Ciao Pando! Ciao Bing! Ciao Bing! Paget, Pando può venire a giocare? Ma certo! Sì! A più tardi! Ciao Pando! Ciao! Oh, anche tu fai il vapore! Guarda! Sono un drago! E io sono un treno! Ciu-ciu! Flop! Pando è venuto a giocare e io ho il soffio del drago! Guarda! Oh, se n'è andato! Vieni, Bing! Ciuf-ciuf! Ciuf-ciuf! Come mai non mi esce più il soffio del drago, Flop? Perché dentro casa fa caldo, Bing. Prova di nuovo fuori al freddo. Guarda Pando. Ok. È tornato! Sì. Sono di nuovo un drago! Uff, fa così freddo che il fiato di tutti si trasforma in una nuvoletta. State attenti al drago! Pando! State attenti al treno! Ciup ciup! Ciup ciup! Adesso ti prendo! Il treno ti sta per prendere! Ciup ciup! Ciup ciup! Pando, guarda! Che cos'è, Bing? È freddo come il ghiaccio. È congelato! Sì! È ghiacciato! È ghiacciato! Guarda che abbiamo trovato! È tutto ghiacciato! Toccalo, Flop! Ah, avete trovato un ghiacciolo! È bellissimo! Bellissimo! Le mie mani sono tutte ghiacciate, Flop! Anche le mie! Beh, che ne dite di una bella cioccolata calda per riscaldarvi un po'? Cioccolata calda! Sì! Sì! Bing! Sì? Ai ghiaccioli piace stare fuori. Non resterà ghiacciato a lungo qui dentro al caldo. Ma io lo voglio tenere. Beh, e se lo mettessimo nel congelatore? Può fare un sonnellino con i suoi amici congelati. Notte notte, ghiacciolo. Cioccolata calda. Un momento, è ancora troppo calda per poterla bere, Bing. Quando la possiamo bere? Beh, dobbiamo lasciarla raffreddare un po'. Flop, le mie mani sono ancora fredde. Anche le mie. Oh, le mie invece no. Vieni, lascia che... Guarda, abbiamo fatto un panino con le mie mani, Flop. È vero, un panino tostato. Calde? Sì. Tocca a me! Panino tostato! Non vedo l'ora di assaggiarla! Bing! No! Ti sei scottato le dita! Vieni, raffreddiamole un po', così il dolore passerà! Mi bruciano tanto, Flop! Ci serve qualcosa di freddo per eliminare tutto quel caldo! Se prendiamo il ghiacciolo! Ottima idea, Pando! Ecco, Bing! Tieni questo! Allora? È freddo! Si può bere adesso? Non ancora! Dobbiamo aspettare che la cioccolata si raffreddi ben bene! Adesso le dita ti bruciano un po' di meno, Bing? Sì. Molto bene, piccolo Bing. È bagnato. Quel ghiacciolo ha raffreddato il calore che avevi nella mano. Possiamo mettere del ghiaccio nelle cioccolate calde? Certo. Sì. Ma è meglio prendere del ghiaccio pulito.
cioccolata calda con ghiaccio. Guarda, Flop, il ghiaccio si sta rimpicciolendo. Si sta mischiando alla cioccolata calda. Oh, che bello! La possiamo bere? Vediamo. Adesso è perfetta. Buona. Buona? Buona. Il mio pancino ora è tutto caldo. Sì, Bing, anche il mio. Adesso possiamo tornare fuori, Flop. Certo. Ora che abbiamo del calore nei nostri pancini, non sentiremo più il freddo. Coraggio, Pando! Andiamo! Sì, andiamo! Ciao! Faceva un gran freddo e io e Pando abbiamo trovato un ghiacciolo. Flop ha fatto la cioccolata calda, ma era troppo calda e mi sono scottato le dita. Ai! Così ho tenuto in mano il ghiacciolo, che ha portato via il caldo dalla mia mano. Abbiamo messo del ghiaccio anche nella nostra cioccolata. Così l'abbiamo potuta bere. Ed era squisi deliziosa. Quando una cosa è troppo calda e li metti dentro una cosa fredda, dopo un po' diventa perfetta. Caldo e freddo è una cosa da Bing. Non toccatela finché scotta.